Chiaramente ringrazio tutti voi della vostra presenza, la vostra numerosa presenza nonostante la serata che non invitava troppo ad uscire. Sono particolarmente grato ai relatori che abbiamo qui questa sera. Ringrazio la Biblioteca Comunale, il suo presidente Patrizia Crespi, che ha organizzato insieme al Circolo Ilaria Alpi, hanno organizzato questa serie di serate patrocinate dai comuni di Pontelambro, Erba e Opiglio per con tre serate su un tema di stretta attualità che noi siamo abituati a pensare che non ci riguardi troppo, che sia un qualcosa che in realtà è maggiormente presente in altre aree del nostro paese. In realtà, e stasera vi avremo anche la dimostrazione che ci verrà anche presentato, sempre più spesso capita di avere appunto questi fenomeni mafiosi anche nei nostri territori, per cui penso che questa sera avremo l'opportunità di farci un'idea e chiarirci un po' e approfondire questo argomento che sicuramente merita tutta la vostra attenzione. Di questo ringrazio ancora i nostri relatori e coloro che hanno organizzato. Grazie a tutti voi, buona serata. Buonasera anche da parte mia, si sente? Sì. C'è un rimbombo strano. Sono del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, con me Moreno. Circolo Ambiente, per chi non lo conosce, abbiamo cercato di presentarlo in quel volantino che è girato. Tra l'altro, chi volesse poi alla fine magari affiliarsi alla nostra associazione, siamo in pochi volenterosi, ma c'è sempre bisogno di una mano per portare avanti le nostre attività, che sono quelle che vedete. Quando con Moreno e i colleghi del circolo abbiamo pensato a questa iniziativa, a questa rassegna, che non è la prima tra l'altro, sicuramente non ci aspettavamo questi numeri, ci fa sicuramente piacere, è un tema poco trattato che ha bisogno di essere trattato, perché se volete vi faccio un riferimento di estrema attualità: oggi hanno arrestato due persone responsabili di una gambizzazione in centro a Cantù, la sonnolenta Cantù, dove, così come forse Pontelambro, non succede mai nulla, eppure qualcuno spara 7 colpi di pistola così in mezzo alla strada. Di mezzo c'è l'Andrangheta, che magari non si vede o si vede solo per questi episodi che poi vanno sulle cronache quotidiane dei giornali. Domani leggerete come avete visto al telegiornale regionale questa sera. Si parla quindi di una cosa di attualità che però spesso ci sfuggono le dinamiche del modo in cui realtà mafiosa come l'Andrangheta è arrivata anche nel nostro territorio, non oggi, non ieri, ma da alcuni decenni a questa parte. Quindi un argomento difficile che va trattato. Questa è la seconda serata, dopo quella di Opiglio, altrettanto partecipata, devo dire talmente partecipata che stiamo pensando proprio in queste ore per il terzo appuntamento, che è quello di Erba, che era previsto nel salone della biblioteca, non avendo una disponibilità di spazio addirittura meno di questo, a una nuova sede, per cui vi chiedo di appuntarvi questa, ve la possiamo dare 90 su 100 in questo cambiamento di cui stiamo discutendo in queste ore, anche grazie allo sforzo della Lorenza Bertacchi, l'assessore di Opiglio, che avete conosciuto la scorsa settimana, del preside del Liceo Galli, perché stiamo pensando di farla presso l'auditorium del Liceo Scientifico Galilei, sì, di Erba, che è a pochi passi da qui, che ha una sala un po' più grande. Quindi ve la do 90 su 100 settimana prossima, giovedì 19, incontro con il magistrato Giuseppe Gennari, si terrà là. Magari se volete andare a dare un'occhiata al sito della nostra associazione, che è quello indicato sul volantino, al sito dei comuni, delle biblioteche, ai social, Facebook e quant'altro, faremo dei comunicati stampa, però vi do già adesso la quasi certezza del cambiamento della sala, quindi auditorium del Liceo Scientifico Galilei a Erba, alle porte di Arcellasco, quindi alle porte di Pontelambro. Io direi, concludo qua, ci sarebbero tante cose da dire, però approfittando della presenza
del relatore e anche di Duccio, che oggi è nella veste. Duccio ha fatto un po', ci ha accompagnato in questo percorso. Settimana scorsa è stato con i colleghi di Qui Lecco Libera protagonista del racconto della presenza della criminalità organizzata nel territorio specifico dell'Erbese e del Triangolo Lariano. Questa sera allargheremo lo sguardo. Duccio ci aiuterà anche nel suo ruolo di giornalista di Altra Economia nel presentare Mario Portanova e nell'avviare una discussione che allarga un po' di più lo sguardo rispetto alla scorsa settimana. Quindi guardiamoci un po' su un'area un po' più vasta, che è quella della Lombardia, che cosa è successo appunto da decenni a questa parte, la criminalità organizzata come è arrivata nel nostro territorio un po' sonnolento, ma dove ogni tanto una sparatoria, un sequestro, un'estorsione, un'infiltrazione nelle attività produttive sane succede, e questo sicuramente non fa bene alla comunità e dobbiamo fare in modo tutti di combattere questo fenomeno. La parola a Duccio, che vi presenta Mario Portanova. Grazie. Sei con noi. Buonasera, scusate per il ritardo, mi assumo la responsabilità di questo disguido dovuto a Trenord e a qualche piccolo problema di spostamento con i mezzi da Milano, e ringrazio, come è stato per l'appuntamento di Upilio, il Circolo per l'invito di questa sera, oltre che i presenti, per questa sorpresa anche di una sensibilità della provincia comasca, che io parlo per da lecchese, è abbastanza, come dire, interessante per un territorio come quello da cui arriviamo noi di Qui Lecco Libera, che invece su certi temi ancora qualche fatica la fa da un punto di vista di sensibilità. Quindi complimenti al Circolo e a voi per essere qui stasera, e grazie anche a Mario Portanova, che è giornalista, scrittore, nella sua, come dire, nella sua esperienza professionale ha lavorato per diverse testate, tra cui il Diario, Altra Economia, ha collaborato con Altra Economia e oggi al Fatto Quotidiano.it, e è stato, diciamo così, abbiamo la fortuna questa sera di poter chiacchierare. Io dico abbiamo nel senso che dopo qualche domanda che gli farò, la cosa più interessante sarà anche il dibattito con voi. Abbiamo la fortuna questa sera, e con Roberto, abbiamo la fortuna questa sera di, come dire, inizialmente chiedere a una persona che in anni non sospetti di un'attenzione pubblica, che era, immagino che serate come quella di Ponte Lambro a metà degli anni 90 fossero considerate qualcosa di inimmaginabile, abbiamo la fortuna di poter confrontarci con chi, ripeto, in anni non sospetti si è occupato di questo fenomeno, quando questo fenomeno era assolutamente escluso dall'analisi, non dico politica, ma talvolta anche giornalistica di questo paese, di questa regione, di questa zona. Voi vedete qui sul tavolo l'ultima edizione, la nuova edizione di Mafia Milano, che è un libro scritto a sei mani, due delle quali quelle di Portanova con noi, l'altra di Stefanoni e di Giampiero Rossi, un libro che è stato rieditato qualche anno fa, ma la cui prima edizione risale al 1996, quindi quest'anno festeggiamo i 20 anni di Mafia Milano, ma al di là dell'anniversario, la cosa interessante è che 20 anni fa usciva un libro che trattava di questi temi, trattava della mafia a Milano, ma più in generale della mafia in Lombardia, peraltro con grandi spazio e pagine dedicate anche alla zona, io dico di Lecco, ma come abbiamo detto l'altra volta, a un'associazione criminale mafiosa, la FLACI, trovato Schettini, che aveva le sue roccaforti nelle chiese, ma come area di influenza abbracciava anche queste parti, come abbiamo visto la volta scorsa. E quindi ecco, la prima cosa che chiederei a Portanova è di provare anche a tracciare un bilancio di quel che è accaduto tra un fenomeno che avete descritto nel 1996 e come questo fenomeno nell'arco di 20 anni è andato, tra virgolette, o mutando o comunque conservando degli elementi caratteristici, tipici, che non sono stati evidentemente sufficientemente affrontati da questo territorio. È chiaro che a questa questione sta una premessa, e cioè
la mafia in Lombardia, che tipo di storia, tra virgolette, o di biografia ha registrato in questi anni di iniziale sottovalutazione, progressiva rimozione e poi forse anche una analisi non del tutto sufficiente, salvo ovviamente il vostro caso. Grazie Lucio, grazie Roberto e soprattutto grazie della calorosa accoglienza che cercherò di meritare. La tua domanda è già molto ampia e cerco di andare insomma un po' per flash. La prima cosa che mi colpisce dalla prima edizione di Mafia Milano, quindi 1996, alla seconda di questi anni, sono delle fotografie di processi in cui in questi anni si sono fatti anche in questa zona processi magari ai figli di quelli che noi descrivevamo nella prima edizione, no? È successo per esempio a Buccinasco con l'inchiesta Cerberus su Barbaro Papalia, è successo qui con Oversize, cioè sugli eredi di chi è stato protagonista dell'inchiesta Wall Street, no? E questo dà un primo segno di continuità, cioè quando noi parliamo di soprattutto di 'Ndrangheta, ma non solo, in Lombardia non parliamo affatto di una serie di episodi scollegati, non parliamo affatto di quel termine che si usa sempre, infiltrazione, perché cos'è l'infiltrazione? Io entro in bagno e vedo che c'è un po' di muffa nell'angolo, dico accidenti, la casa del bagno del vicino che perde, vabbè, chiamo un idraulico, chiamo un imbianchino e l'infiltrazione è bella che è sistemata. Però qui non è un problema di infiltrazione se abbiamo già delle generazioni, no? Le seconde generazioni, anche per, o se non le terze, che sono sotto processo. E ovviamente ho fatto solo due casi, ma ne potremmo fare tantissimi e poi magari allarghiamo anche il campo al resto della Lombardia. Un'ulteriore parentesi, quello che diciamo per la Lombardia vale con molte similitudini per esempio per il Piemonte e per la Liguria e adesso più recentemente scopriamo anche l'Emilia Romagna, quindi una regione che pensavamo ancora più virtuosa e immune, invece l'operazione Emilia ci sta dicendo un meccanismo simile di criminalità, ma di criminalità che entra nell'economia e che condiziona la politica. L'altra cosa, l'altra fotografia che mi colpisce tra le due edizioni sono i tipi di crimine, perché noi cosa sappiamo di un franco trovato e cosa sappiamo di dei fratelli Papalia Buccinasco, che erano soprattutto dei posti della 'Ndrangheta, trapiantati al nord molti anni e che erano soprattutto dei grossi criminali, dei grossi trafficanti di droga, no? È quello. Quelli, i grandi processi come Wall Street, come Nord-Sud degli anni, dei primi anni 90, cioè i primi processi sistematici per mafia, sono processi a dei criminali, nel senso a gente che ha ammazzato, a gente che importava centinaia di chili di eroina prima e di cocaina, no, dai paesi produttori che inondava le piazze del nord di questa droga. Temo che vada via un po' ogni tanto la cosa, che ovviamente faceva quello che fanno i trafficanti di droga, cioè ammazzava, c'erano regolamenti di conti. Io vorrei solo dire che noi oggi parliamo di emergenza sicurezza, ma ci sono stati anni che nel distretto giudiziario di Milano, nei fine anni 80, primi anni 90, questi personaggi che stiamo citando lasciavano sul terreno 200-300 morti l'anno tra Milano e provincia, no? Quest'anno, in questi anni, i morti per omicidio nello stesso territorio sono 30-40 e per lo più sono morti per i cosiddetti omicidi di impeto e cose stradali, per dire che il quadro era diverso. Ma, e invece oggi gli stessi processi hanno un elemento forte in più, non processiamo non processano solo criminali e trafficanti, ma processano imprenditori. Il caso è stato Lampatti a Buccinasco, la seconda generazione di Barbaro Papalia è finita sotto processo travagliato con vari gradi di giudizio eccetera, ma perché era travagliato? Perché non c'era una goccia di sangue, non c'era un morto, non c'era un pestato, non c'era una pistola. L'accusa che è stata fatta alla seconda generazione di Barbaro Papalia è: voi avete preso il monopolio del movimento terra nel sud-ovest di Milano e solo per il fatto che avevate questo nome e
questo marchio mafioso, tutti vi davano i lavori, parliamo di appalti privati, diciamo di lavori privati, quindi, e li davano tutti a voi senza neanche bisogno di intimidazione eccetera eccetera, perché appunto sapevano della vostra forza di intimidazione, e nessun imprenditore ha mai denunciato. Tutti gli imprenditori che erano coinvolti nel boom edilizio di quella zona dell'intera di Milano accettavano stupidamente questa cosa, non c'era nessuna ribellione, non avete avuto bisogno di sparare un colpo, qualche scalatrice è andata a fuoco, qualcuno si è visto una sventagliata di proiettili dalla porta di casa eccetera eccetera, ma niente di più grave, cioè si è processata la mafia imprenditoriale con tutto quello che consegue, perché se io ho filmato un trafficante che caricava sulla macchina chili e chili di panetti di droga, gli do l'ergastolo, no, magari ma 20 anni proprio serenamente. Infatti chi è stato arrestato e condannato in quei processi anche in Wall Street è tuttora in carcere come Franco Trovato, omicidi eccetera. Provare questo tipo di crimine, questa associazione mafiosa non armata, apre un sacco di problemi, però sicuramente è questa la fotografia è in sintesi che in Lombardia e in questa zona è successo sicuramente più in piccolo quello che è successo a Cosa Nostra in Sicilia dopo la cattura dei grandi boss fino a Totorina, e cioè il cosiddetto inabissamento. Le operazioni, i grandi processi degli anni 90 hanno tirato una botta forte, ci sono gli ergastoli, ci sono le condanne a 20 anni, a 25 anni di boss e picciotti dell'epoca, hanno svelato tecniche investigative nuove, per la prima volta sono state usate in modo massiccio le intercettazioni telefoniche, ma anche le intercettazioni ambientali, microspie in macchina, in ufficio eccetera eccetera. Nell'inchiesta infinito hanno messo l'inchiesta crimine in Calabria, sono riusciti a mettere le cimici anche negli aranceti per fare le intercettazioni all'aperto, per cui i video investigativi, per cui questa gente non ha avuto scampo. La reazione e soprattutto è finita l'impunità dei mafiosi. Nel tempo il mafioso fino al maxi processo di Palermo, diciamo il fatto da Falcone Borsellino, il mafioso non finiva seriamente in carcere, ci finiva per poco, poi usciva. Oggi, se tu porti un nome pesante, appunto Barbaro, Papalia, Poco Trovato, eccetera, sai benissimo di avere addosso gli occhi degli investigatori, ma anche ormai gli occhi dell'opinione pubblica, anche grazie al lavoro che è stato fatto, per esempio, anche qui a Lecco, da cui Lecco libero. Guardate, questa cosa conta. A me è capitato personalmente di parlare con esponenti di queste famiglie intese nel senso letterale, non che fossero vostre, ma appartenevano a queste famiglie, e si lamentavano perché i giornali pubblicavano i loro nomi, pubblicavano le notizie degli arresti, pubblicavano le mappe, no, delle famiglie, e c'erano tanti che: ma io ho il negozio di ortofrutta, ma io ho la concessionaria, ma i miei figli vanno a scuola e i compagni di classe gli dicono mafioso, no? E questa cosa conta, oltre che le indagini. No, e questo è il clima che è cambiato. Per cui, finisco il discorso perché abbiamo. Per cui cosa è successo? L'inabissamento, perché non hanno. Dopo quei processi non hanno più continuato a poter fare i mafiosi in modo sfacciato, perché sapevano che sarebbero finiti dentro, e quindi, se volete, c'è stata una trasformazione che è un po' più pericolosa, cioè hanno cercato di buttarsi nell'economia lecita ovviamente nella forma ma non nella sostanza. Agli atti di mafia capitale, tanto per allargare il fenomeno, perché poi molti meccanismi si replicano, c'è un sodale di Carminati che al telefono dice: noi dovremo da riciclacce nel pulito, non dice è un vecchio criminale incallito romano, ve lo immaginate, non dice dobbiamo riciclare i soldi che guadagniamo con lo sporco e dobbiamo farli diventare puliti, dice noi come persone dobbiamo riciclacce nel pulito, perché ormai ci conoscono, ci tengono d'occhio, se fai il traffico di droga ti becchi 20 anni, 30 anni come niente, no? Allora noi dobbiamo metterci, e poi sapete tutti la storia di mafia capitale, quindi cooperative e questo tipo di affari grazie ai legami politici, ma la cosa fondamentale è che Carminati dice: sì, noi ci ricicliamo nel pulito, però tutti sanno che io ho la pistola e tutti sanno che io la so usare, perché magari tutti possono avere la pistola, ma quanti hanno davvero il fegato di tirarla fuori al momento giusto e di puntartela in faccia? Carminati sicuramente ce l'ha, perché Carminati è uno che ha la sua storia, è uno che è andato a combattere
sulle alture del Golan negli anni 70, è uno che ha fatto il terrorista, per cui ha una fama criminale consolidata. Allora loro cosa decidono? E questa secondo me è la cifra che ci fa capire, decidono di fare gli imprenditori nella forma e i mafiosi nella sostanza, cioè di usare quei metodi lì. E cosa succede a Bucinasco, per esempio? Non c'è una richiesta di Pizzo, vecchia mafia, basta che tu mi dai il lavoro, non te lo faccio anche pagare di più degli altri, però tu me lo dai, e questo è un modo di fare affari mafioso. Va da sé che ovviamente questa cosa da un lato ci può consolare, diciamo, se fanno meno crimini e importano meno tonnellate di droga, la droga arriva lo stesso ovviamente, ma ovviamente ci fa un po' più preoccupare. Adesso dopo il cambio di gomme, magari entriamo anche nel merito in una parte della serata su un caso locale, però ci fa anche preoccupare, perché questo cosa vuol dire, questa trasformazione? Vuol dire che dopo un'evoluzione storica, che se volete poi affrontiamo, possiamo affrontare anche adesso, della presenza mafiosa in Lombardia, l'esito di oggi è che le organizzazioni mafiose possono diventare nostre, possono diventare nostre padrone di casa, nostri interlocutori in una compravendita immobiliare, possono diventare nostri datori di lavoro, per le strade per esempio, possono diventare nostri clienti, possono diventare nostri fornitori e, come si sente dire in un'intercettazione di una delle tante inchieste sulla 'Ndrangheta, in questo caso in Brianza, questa non è gente che va dall'avvocato. Grazie. Adesso, perché questo microfono secondo me è anche un fatto di posizione, mi aspetterei a cambiare le pile. Ah, ok, allora. Ti chiedo, prima di entrare nella questione della Perego e nel caso specifico che abbiamo conosciuto dalle nostre parti, diciamo così, a proposito di inabissamento, torno ancora alla data del 96, ma per tenere aperto questo filo temporale. In quale contesto arrivava il libro nel 96 e in quale contesto oggi ci troviamo a parlare di questi temi dal tuo punto di vista? Cioè è andata crescendo una sensibilità non solo da un punto di vista della società civile o organizzata delle associazioni, ma anche da un punto di vista politico, amministrativo, al di là dell'approccio delle forze dell'ordine, ascoltando le quali parrebbe invece che il quadro sia rimasto tristemente simile a quello degli anni scorsi. Segnalo solamente che il pubblico ministero dell'operazione Infinito, Alessandra Dolci, recentemente in un'operazione che peraltro riguardava anche il Comasco con degli arresti, ha dichiarato che non è cambiato nulla rispetto a Infinito, l'inchiesta che riguardando anche la Perego Strada ha portato a più di 160 arresti in Lombardia, tra Lombardia e Calabria, con il cuore, la testa e tutti gli organi del corpo in Lombardia, quindi come dire una persona ben informata sui fatti. Però mi interessava capire se vi è stato un cambiamento o se continua la tecnica della rimozione. Mafia Milano nel 96 è arrivato in una sorta di deserto, proprio nel deserto. Nessuno parlava di Mafia Milano se non sull'onda di alcuni fatti specifici. Aveva fatto rumore più che quell'operazione che abbiamo già citato, dove pure erano state arrestate 100 persone e più a volta, e poi ne ho citate solo due, ma c'erano state molto di più, con i fiori della Roma di San Vito, per fare il foto, Countdown, eccetera, però quindi centinaia e centinaia di arresti tra 92, 93 e 94, e aveva fatto rumore la Como Connection essenzialmente, perché c'era un coinvolgimento che poi ovviamente si è sfaldato man mano nei gradi di giudizio, però l'operazione Duomo Connection per i più giovani era un caso che ha fatto tremare a Milano nel 90-91 a firma di una certa dottoressa Ida Boccassini, la giunta comunale di Milano allora guidata da Pilitteri. Insomma, erano emersi in una lottizzazione della periferia di Milano che interessava un rampollo di Cosa Nostra, Tony Carollo, erano emersi i contatti tra questo Carollo e altre sfere del comune di Milano. Era stato coinvolto l'assessore Schemari, che era una sorta di aspirante sindaco, ma parliamo del PSI dell'epoca di Craxi, insomma c'erano diversi contatti con il comune. Questo era stato il grande caso, perché di solito quando c'è di mezzo il politico
l'attenzione sale, però era stato poi insomma una specie di fuoco di paglia. Io posso dire tranquillamente che quando è uscito Mafia Milano ogni tanto era anche ci ridevamo sopra, perché quando volevi fare le presentazioni, pochi che facevano le presentazioni e dei dibattiti, alla fine chi invitiamo? C'erano a Milano non più di 5-6 giornalisti che sono di ste robe, oltre a noi tre che eravamo i Pulcini, c'erano i più esperti, Gomez, Puccini, Barbacetto, c'erano andando dalla Chiesa, eccetera, ma poi era finita lì, 4-5 giornalisti, era il deserto totale, eppure noi siamo usciti con quell'edizione che già diceva Mafia Milano, 40 anni di affari e delitti. C'erano già stati i maxi processi, ma erano già in corso i maxi processi delle operazioni che dicevamo, però c'era da un lato una scarsissima attenzione anche da parte dei giornali. I giornali poi hanno c'è una posizione giusta, è una posizione non della mano ma della persona. Allora, i giornali che adesso ovviamente fanno messe di roba, io posso garantire che avevo che era difficile anche su giornali d'assalto e progressisti far passare il tema della Mafia Milano, perché e qui è anche interessante rispetto al vostro territorio, è una cosa che l'Ando dalla Chiesa definisce il cono d'ombra di cui la 'Ndrangheta ha beneficiato. La 'Ndrangheta non arriva a Milano città, a differenza per esempio di Cosa Nostra. Arriva in provincia, arriva in Brianza, arriva nel Comasco, arriva nel Varesotto, arriva nell'Interland Sud-Ovest. E adesso vi farà, magari anche vi sentirete punti nell'orgoglio, però io ho sperimentato personalmente che, per esempio, volevo parlare del caso di Desio, che conoscevo bene, molto prima di Crimine Infinito, perché delle denunce solide c'erano già, no? Ma mi ridevano in faccia, perché un giornale nazionale dovrebbe parlare di Desio? Cos'è Desio? Buccinasco. Ti dicevano no, se però emerge il caso del bar della 'Ndrangheta in Galleria del Duomo, quello lo facciamo, quello diventa un grande caso perché c'è la simbologia del Duomo. Sembra una piccola cosa, ma è andata così, lo stesso la televisione. Io ho anche lavorato a trasmissioni televisive, anche insomma abbastanza importanti, di inchieste di approfondimento, però anche lì era difficile. Cioè, se tu vai dal tuo direttore eccetera, e dice facciamo una cosa appunto su Giussano, su Buccinasco, eccetera, fino a che soprattutto non c'è stato Crimine Infinito, ti ridevano in faccia, mentre alcune cose simboliche, appunto la Duomo Connection, grande stampa, libri, eccetera, eccetera. In più c'era la politica, e questo è stato il cuore del problema, che negava assolutamente fino ai primi anni 2000, anzi fino agli anni, diciamo, al primo decennio degli anni 2000, c'era un negazionismo assoluto da parte delle autorità, almeno io conosco il caso milanese e lombardo a livello regionale, non so qui. E c'era proprio la Pillitteri, no? La frase di Pillitteri, proprio all'epoca della Duomo Connection, che dice no, la piovra è una bella favola, perché fa il gioco di parole tra lo sceneggiato, allora in auge il termine con cui si indica Cosa Nostra, ma fino al prefetto Lombardi che dice pubblicamente nel gennaio del 2010, quindi solo 6 mesi prima che scatti l'inchiesta Crimine Infinito, arriva la Commissione Parlamentare Antimafia a Milano e dice a Milano non c'è la mafia, c'è casomai qualche famiglia, c'è casomai qualche mafioso che fa affari, no? E poi dopo 6 mesi 16 locali di 'Ndrangheta scoperte solo dall'inchiesta Crimine Infinito, non sono neanche tutte quelle che ci sono. Quindi si era in un clima di totale negazione, eppure c'erano dei numeri che erano molto maggiori di quelli che abbiamo oggi, perché è vero che Infinito porta, e ci stupiamo, Crimine Infinito porta il 13 luglio del 2010 300 persone in carcere in una sola mattina, di cui 160 circa in Lombardia, e poi quando diciamo Lombardia non diciamo tutta la Lombardia, ma diciamo alla fine un triangolo che è sempre tra le zone che ho citato prima, un po' di sud, Milano, Pavia, anche perché, una piccola parentesi, la Lombardia ha due direzioni distrettuali antimafia, Brescia per la Lombardia orientale e Milano
per la Lombardia occidentale. Quindi quando noi parliamo di richieste della Boccassini, per intenderci, parliamo di mezza Lombardia, e quindi quei 300 arresti in realtà sono stati fatti in mezza Lombardia, e direi tra 4 o 5 province, non di più. Comunque, e quindi noi siamo stupiti, ho 160 arresti, ma ripeto, quelle operazioni degli anni 90 erano più operazioni che hanno fatto più di 100 arresti, tant'è che nobili, Spataro, eccetera, che erano i magistrati impegnati all'epoca su queste cose, hanno dato un numero sconcertante, cioè che dal 1992 al 1996 in Lombardia ci sono stati tra i 3.000 e i 3.500 arresti per mafia, quasi tutti per 'ndrangheta, 3.000-3.500. Questo dato qui da solo avrebbe dovuto far piazza pulita. C'erano i processi, c'erano le condanne, tutti questi processi qua, per i motivi che vi ho detto prima, per gli strumenti investigativi che hanno colto di sorpresa i mafiosi, sono finiti tutti con le condanne, sono state pochissime le assoluzioni, arrestavano 120 e condannavano 110, cioè questa era la media, per cui i numeri e i documenti c'erano tutti. C'era il primo rapporto sull'andrangheta a Vigevano, un certo clan Valle, è del 1980, se vado a memoria, 84, di un poliziotto che lo fa e comincia a parlare di usura e di estorsioni. E i Valle subiscono un po' dei processi, non ne parla nessuno, vengono condannati nel 91, ma non ne parla ancora nessuno, e ce li ritroviamo nel 2000, l'operazione contro di loro è poco prima di Crimine Infinito, ce li ritroviamo nel 2010. Ma tutte storie note che però non diventano allarme. Cos'è cambiato da quegli anni a oggi? Ovviamente c'è stato sicuramente un crescendo di sensibilità. Noto per inciso che nel 94 nasce Libera, organizzazione su cui oggi diciamo luci e ombre eccetera, e va benissimo andare a vedere, tutti devono essere trasparenti, e soprattutto chi fa antimafia, però Libera è sicuramente in quegli anni un merito, è la prima associazione, anzi rete di associazioni nazionale che pone la questione mafiosa come una questione nazionale e che non la limita alla Sicilia, alla Calabria e alla Campania eccetera, e questo, e infatti insomma, noi un po' nelle attività che poi abbiamo fatto negli anni successivi, sicuramente Libera è stata una cosa che ha aperto spazi di dibattito su questi argomenti che prima non c'era, una riflessione, una denuncia che prima non c'era, ha anche smosso delle energie. E adesso oggi la situazione è totalmente cambiata. Una serata come questa, con tutti voi qui dentro che sono veramente molto piacevolmente sorpreso, ecco, penso che nel 95, nel 96, nel 98, nel 2000 non sarebbe stata possibile, perché non c'era una sensibilità su questi temi. C'è stato una specie di revival delle inchieste, cioè la direzione del settore antimafia di Milano ha ricominciato a fare grosse inchieste nel 2007, nel 2008, sono tornati all'Orto Mercato, sono tornati a vedere cosa facevano i Papalia Buccinasco, i Trovato a Lecco, eccetera, eccetera. E allora c'è stato un risveglio di attenzione, però questa volta questo risveglio di attenzione ha trovato una maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica, una maggiore attenzione da parte della politica, e poi c'è stata l'inchiesta Crimine Infinito che ha proprio spazzato via ogni possibile negazionismo. Io devo dire che oggi la situazione è veramente totalmente cambiata, nel senso che non si contano le iniziative come queste. Io penso che ogni settimana, oggi alle 5 c'era una cosa in Bocconi con Dalla Chiesa, eccetera, così come tre giorni fa c'era un'altra cosa sulle aziende mafiose, ogni sera ci sono queste cose. Io nel mio piccolo, che sono solo uno, ogni tanto che i miei colleghi, sicuramente ogni anno, ogni mese diciamo, incontro centinaia e centinaia di persone in occasioni come queste. E quindi c'è una. Perché si è sbloccata quella specie di diga politico-mediatica che spesso si tiene insieme, perché i giornali tendono a non parlare di quello che non parlano i politici tendono a non parlare di quello che non parlano i giornali, e quindi questo meccanismo è schiacciante. Adesso è tutto diverso, non solo perché c'è tanta gente che se ne interessa, ma ci sono soprattutto, c'è un fiorire di associazioni, organizzazioni piccole, grandi, locali, che si interessa di questo tema
non dal punto di vista, andando dalla Chiesa, diceva negli anni 80 gli studenti milanesi scendevano in piazza per manifestare a favore di Falcone e Borsellino all'epoca del maxi processo, come se scendessero in piazza per protestare contro l'apartheid, cioè dimostravano la loro solidarietà a dei colleghi che stavano in un paese sfortunato che si chiamava Sicilia, dove c'era una cosa brutta che si chiamava mafia, no? Oggi a me è capitato per esempio di ricevere una bellissima lettera da un vicario episcopale di Legnano, e mi ha scritto personalmente, non ancora fanno forse di questi personaggi, questo era un anno prima di Crimine Infinito, aveva visto, non questo libro non era ancora uscito, comunque sapeva che mi occupava di queste cose, io le chiedo il favore di venire a Legnano a spiegarci che cosa sta succedendo nel nostro territorio, perché sono stati degli arresti per mafia eccetera, e un vescovo che chiede al giornalista di Milano, noi non capiamo più che cosa sta succedendo nel nostro territorio. Io ovviamente gli dico sì, come no, vengo volentieri, vado in un teatro e c'erano dentro 500 persone. E questo era 2009, no? E c'erano stati in effetti gli arresti, perché Legnano è un altro epicentro dell'Andrangheta, c'è anche lì una famiglia di riferimento che nota tutti, si chiamano i Rispoli, e c'era stato il caso di Leonate Pozzolo, che era proprio nel 2009, no? Una città, la città di Malpensa, un paese lombardo super doc con una statua di Sant'Ambrogio al centro della piazza, dove c'era un clan di Andrangheta che ne faceva talmente, che si chiamavano i Filippelli, che ne faceva talmente tante che aveva fatto arrabbiare persino l'Andrangheta di Legnano, dicendo state calmi perché vi fate beccare, infatti sono stati beccati, che facevano gli andranghetisti vecchio stile, estorsioni, parabruciati, pestaggi, pizzo imposto col fucile puntato, con la fucile a carne e mozze puntato in faccia a titolari di discoteche, a imprenditori, usura, con pestaggi eccetera eccetera. Quindi questa attenzione che c'è è un'attenzione dettata proprio anche dalla preoccupazione. A volte spesso siamo invitati dai consigli comunali, per esempio, spesso ci capita di parlare nei consigli comunali perché gruppi politici chiedono di sapere, di questo a me, ma agli altri ormai tanti giornalisti che si occupano di queste cose, quindi è un fenomeno, insomma, una cosa diffusa. Quindi sicuramente adesso l'attenzione c'è. E dico un'ultima cosa su questo, che è cresciuta molto la conoscenza, perché a parte che ormai sono tanti libri, documentari, ormai persino le fiction, pensate, ormai Lea Garofalo è diventata Lea Garofalo, no? È diventata quasi un'icona sulle bandiere di Libra, la fiction televisiva, eccetera. E da un lato, quindi ormai chi vuole trovare in un libro o in una trasmissione televisiva le vicende di 'Ndrangheta al nord ha una letteratura molto, molto ampia. Ma ci sono ormai anche gli studi, no? Gli studi per esempio della Chiesa, gli studi di Federico Varese, di Rocco Sciarrone a Torino, cioè ormai c'è tutto un filone anche accademico che tende a spiegare il perché, no? Perché diciamo, una volta fatta la mala scoperta, anche in Brianza, anche nel Varesotto, anche a Milano, c'è la mafia, c'è la 'Ndrangheta, ma non solo c'è, fa affari con i milanesi, i varesini, i comaschi, eccetera, che li accolgono anche a braccia aperte, che non è solo una questione di intimidazione, eccetera, si crea, la domanda è come è potuto succedere, come avviene l'incontro, diciamo, di civiltà tra l'Aspromonte e il lago di Como e il lago di Lecco, e questo è un filone di studi di cui sto parlando. E la risposta, diciamo, che molti di questi studi danno, è che anche al nord, negli anni, in una storia che poi sicuramente racconteremo, una storia che risale appunto agli anni 50, al nord la 'Ndrangheta ha incontrato una domanda di mafia, una domanda di servizi mafiosi. Chiudo questa parte con un episodio che è legato a questo territorio. Agli atti di Wall Street leggiamo che, io non ricordo mai, ma credo sia meglio di me, se Franco ha trovato suo fratello, hanno avuto un'onorificenza. Franco ha trovato, quindi il boss, Franco ha trovato è uno che
ammazzava, diciamo, lui personalmente si regolava i conti tirando fuori la pistola, per questo che adesso è ancora all'ergastolo. Ha avuto un'onorificenza dall'associazione dei commercianti di Lecco, e lui diceva: ma non sapevano, no, che era mafioso, non c'aveva mica ancora la condanna in Cassazione che ci vuole per sapere, no, se uno è mafioso. Però in realtà, leggendo gli atti, leggendo le testimonianze a quel processo, invece ci sono molti imprenditori che raccontano che c'era la piena consapevolezza, e quindi parliamo degli anni 80, perché poi lui viene arrestato, sono intorno al 92, un po' prima di Wall Street, ma comunque siamo negli anni 80, c'era piena consapevolezza del suo essere criminale, e ci sono testimonianze che dicono si faceva a gara per ingraziarselo, no? per dargli a lui il lavoro della ristrutturazione del negozio, eccetera, eccetera, perché comunque era uno, insomma, che paradossalmente dava, insomma, averlo amico dava una certa sicurezza, no? E quindi mentre, diciamo, tutta la stampa e tutta la politica erano in silenzio, questi in realtà non è l'infiltrazione, non è come qualcuno pensa, qualche emissario dell'Andrangheta dall'Aspromonte viene mandato su, dai, vai un po' a vedere se a Lecco, no, cioè, stai un po' schiscio, come si dice a Milano, e vedi se c'è qualche buon affare, che lì ci sono i soldi, da noi non ci sono. Non è così, queste persone sono perfettamente integrate, qui in queste zone come a Milano, eccetera. Ripeto, sono integrate sulla base di un incontro di interessi che c'è stato. Ancora prima di, a questo punto, visto che l'hai accennato due volte, te lo chiedo, se possiamo tornare su una brevissima ricostruzione storica di questa domanda di mafia che avete avuto modo di raccontare nel libro, diciamo così, anche in Mafia a Milano, provando a tracciare anche un quadro delle aree, più adesso sono io che sono in una posizione sbagliata, provando a tracciare un po' i punti chiave. Beh, allora, noi sappiamo per certo che il primo ndranghetista che noi sappiamo essere arrivato in Lombardia, magari c'era qualcuno prima, ma sicuramente ne è arrivato uno nel 1954, Antonio Zagari, proveniente dalla piana di Gioia Tauro, e si è trasferito proprio nel nord del nord, cioè non solo in Lombardia ma nel Varesotto, a Galliate e poi a Bugugiate, in provincia di Varese. E quindi questo è un punto saldo. Sappiamo anche che nel 1956 arriva il primo esponente di Cosa Nostra a Milano, che si chiama, soprannominato Gio Adonis, che però si piazza, vedete poi i luoghi comuni, no? La mafia all'ombra della Madonnina, va a vivere in via Albricci, proprio sotto la Madonnina, proprio sotto il Duomo. Però adesso ci scherza anche un po' sopra, si vede anche la differenza antropologica. Gio Adonis è una specie di Al Capone che si mette lo smoking, va nei nightclub, si fa intervistare dai giornali, va in giro con due maggiordomi, diciamo, con cui è meglio non avere però discussioni sul bon ton, e quindi diventa un personaggio pubblico, un po' spruffone, all'Al Capone negli Intoccabili, se l'avete visto. E invece l'Andrangheta arriva nel più assoluto e totale silenzio in quegli anni. Noi sappiamo tutto di quella storia perché poi il figlio di Giacomo Zagari, Antonio Zagari, diventa a sua volta un ndranghetista, partecipa a crimini, omicidi, sequestri di persona, eccetera, eccetera. Poi diventa collaboratore di giustizia e scrive anche un libro che si chiama Ammazzare Stanca, e quindi racconta proprio gli albori dell'ndrangheta nella nostra regione, molto, molto interessante. E già qua c'è però il primo incontro di servizi, perché noi, se noi pensiamo la Lombardia è onesta, operosa, eccetera, che viene contaminata da questi qua che arrivano col soggiorno obbligato, vero, e ce ne sono centinaia nel nord negli anni 60, eccetera, oppure con i flussi migratori. E le cose sono andate un po' diverse, questi fenomeni sono veri, però che cosa fa l'Andrangheta? Perché colonizza l'Andrangheta prima il nord e il nord? Perché c'è uno dei motivi, perché c'è il contrabbando. Spataro racconta sempre un po' con ironia che la prima attività criminale che fa l'Andrangheta al nord è il contrabbando di bergamotto, cioè un agrume che serve per fare dei profumi, ma fa ridere. Però perché? Perché si trova già dei canali aperti in queste zone, adesso non dico queste in particolare, però
diciamo nella fascia Comasco o Varesotta, all'epoca, in quegli anni, fare contrabbandiere non è ritenuta una cosa disdicevole, ci sono persone che notoriamente tutti i loro amici e i loro compaesani lo sanno. Cosa succede però, e questo per esempio è raccontato da Zagari, che quando le stesse rotte, gli stessi passaggi vengono assimilati da qualcuno che ha una caratura criminale diversa, da quelle stesse rotte dove passarono le sigarette, gli alcolici, il cioccolato, gli orologi, eccetera, eccetera, Zagari proprio comincia con le sigarette, ma passano rapidamente alla droga, alle armi e ai Kalashnikov, no? E quindi già questo sfatta abbastanza il mito, no, del nord immune, così come la rotta dei soldi verso la Svizzera, dell'evasione fiscale, dei bravi imprenditori lombardi, dell'evasione fiscale, alla fine è lo stesso fiume, lo stesso torrente che prendono i soldi mafiosi, questo è stato più volte provato, quindi da un lato c'è anche una collaborazione nell'illegalità, però all'epoca, diciamo, le organizzazioni mafiose, cerco ovviamente di distinguere questa storia, però di fare solo gli snodi fondamentali, il problema è che negli anni 50 la 'ndrangheta non è la 'ndrangheta di oggi, Cosa Nostra non è Cosa Nostra di oggi, ovviamente, e sono organizzazioni molto più ruspanti, appunto fanno queste cose, fanno i piccoli furti, i piccoli soprusi, però per esempio a me è capitato di andare a parlare con un ex sindaco di Bubuggiate per un programma che abbiamo fatto con la TV Svizzera Italiana, e ricordando un ex vice sindaco di Bugiate, e ricordando quegli anni, siamo lì un po' più tardi, verso gli anni 70-80, questo è scoppiato in lacrime 20 anni dopo, 30 anni dopo, ricordando di come gli Zagari facevano estorsioni al vice sindaco di Bugiate, e lui, con la squadra l'omertà, eccetera eccetera, in quegli anni lui subiva le estorsioni da questi calabresi arrivati da chissà dove e stava zitto, e 30-40 anni dopo si mette a piangere davanti ai giornalisti che gli chiedono cosa. Quindi queste sono situazioni che uno non si aspetta di trovare, no, al nord. Il salto di qualità della 'ndrangheta, io parlo soprattutto di 'ndrangheta perché è la mafia sicuramente più forte e più significativa e più radicata e colonizzante che c'è in Lombardia, anche se abbiamo anche tutte le altre mafie. Il salto di qualità, e anche questo tocca questa zona profondamente, è quella dei sequestri di persona, no? Che è l'affare degli anni 60-70, centinaia di persone, proprio molti ragazzi vengono rapiti, molti in queste zone della Lombardia, tra Comasco, io so che alcune iniziative sono fatte, le avete fatte con la biblioteca di Opilio, no? Che se non ricordo male è il paese della famiglia Mazzotti, Cristina Mazzotti, una delle storie più tragiche della stagione dei sequestri di persona, una ragazza giovane, 17 anni, sequestrata e poi, diciamo, gestita male dai sequestratori che la fanno ritrovare morta in una discarica, anzi non l'avrebbero neanche fatta ritrovare se fosse stato per loro, e tante storie così ci sono, perché è importante quella stagione, perché è l'accumulazione originaria del capitale, la 'ndrangheta fa il salto, non è solo la 'ndrangheta a fare sequestri di persone, li fa Luciano Liggio con Cosa Nostra a Milano, li fanno organizzazioni criminali, li fa Vallanzasca, per dire, che non è un mafioso, non è un camorrista, li fanno un po' tutti, ma la 'ndrangheta ha una sorta di specializzazione, con un tanto di ostaggi che vengono trasferiti nell'Aspromonte, non mi dilungo sulle condizioni, incatenati, in buchi sulle montagne, al freddo, eccetera, eccetera. Un contesto terribile, gente che sta via un anno, due anni, no? Gente che non torna più, molti che non tornano più, di cui non sono stati ancora trovati i corpi 40-50 anni dopo. Va bene, comunque questa cosa è importante perché vengono pagati sequestri miliardari e lì ci sono proprio le prove, ci sono agli atti processuali diverse testimonianze, anche intercettazioni, eccetera, e dicono a un certo punto, siccome la reazione dello Stato ai sequestri di persona che creano molto allarme sociale, soprattutto in queste zone, no? Gli imprenditori si sentono nel mirino, questa è tutta la vicenda di Berlusconi su come arriva Mangano, lo stalliere, cioè, alla base c'è anche la paura dei sequestri e tutto, no? Allora la reazione dello Stato comunque è forte, a un certo punto fare i sequestri diventa poco produttivo, e proprio agli altri tante testimonianze anche di summit di incontri di 'ndrangheta in cui si dice vabbè, molliamo la cosa dei sequestri che ormai è troppo pericoloso e ci buttiamo sul nuovo business promettente. Il nuovo business promettente cos'è? È la droga. Ci sono proprio prove di passaggi diretti di soldi guadagnati con i guadagnati, diciamo,
rubati con i riscatti dei sequestri di persona che vengono direttamente investiti, e qui quindi siamo arrivati al, diciamo, agli anni 70, primi anni 80, nella droga. Ovviamente prima è l'eroina, business gigantesco, e con il suo portato tragico che ha, e poi la cocaina, no? Un po' più tardi la cocaina, che è ancora meglio dal punto di vista del mafioso, perché non ha quel mostruoso impatto sulle famiglie, sulla società, sulla città, i furti, eccetera, eccetera, non desta quell'allarme no, che desta il fatto che siano dei tossici in giro, insomma. Invece la cocaina diventa, da droga dei ricchi, diventa una droga invece cercata da tutti, per fortuna, ma da molti, e soprattutto di qualunque estrazione sociale. Questo è il secondo grosso salto di qualità. I soldi conquistati con i sequestri di persona vengono reinvestiti nel grosso traffico di droga. Poco provato, lo diciamo prima, per esempio, è soprattutto un grande trafficante di eroina prima e di cocaina poi. E qui i guadagni ovviamente si moltiplicano. La droga viaggia per esempio nei serbatoi dei tir, le importazioni sono comunque, cioè le singole consegne sono da centinaia di chili, questo è documentato nei processi. I guadagni si moltiplicano. La cosa interessante è che quando tu hai tanti soldi che ti vengono dalla droga, cominci ad avere un problemino, perché non puoi correre al concessionario a comprarti la Porsche e poi ti fai la villa da 2 miliardi e poi ti fai la villa al mare e poi ti fai i vestiti firmati, perché prima o poi qualcuno viene e ti scusa, ma tu che lavoro fai? Come mai c'hai questa roba qua? E allora da subito, quando ho detto prima, adesso l'evoluzione, e oggi si dice, no, oggi la mafia, l'imprenditoriale, eccetera, è una cosa però che non viene da zero, perché ovviamente quando i soldi cominciano a essere tanti, tu hai bisogno di improvvisarti un lavoro, no? Quindi comunque di giustificarli, cercare di giustificarli almeno in parte, in qualche modo. E allora, se uno si legge gli atti di Wall Street, per esempio, ha trovato, se questa è una sfilza di società, a parte la famosa pizzeria Wall Street, eccetera, una sfilza di ristoranti, di società, già il movimento Terra, no? che poi già stupito, ma già quella è un'attività, per varie ragioni, un'attività che facevano sia i calabresi di Pulcinasco, sia i calabresi della Brianza e del Comasco, no? per varie ragioni. E quindi c'è già a quell'epoca la doppia faccia del mafioso, boss criminale e imprenditore. Spesso poi non era neanche il mito, no, delle aziende intestate a chissà quale prestanome, erano proprio intestate a loro, alla moglie, alla sorella, al fratello, cioè, nessun problema. Però allora quella è il successivo salto di qualità, e lì i guadagni diventano sempre maggiori e il peso nell'economia diventa sempre maggiore, perché quello che è successo a Lecco è successo a Erba, è successo appunto nel Varesotto, a Legnano, a Pavia, e in tutto l'interland sud di Milano, quindi è un fenomeno veramente ampio. Arrivano le grandi inchieste di cui dicevamo prima, questi personaggi finiscono in carcere, eccetera, e torniamo al punto di partenza. Si accentua lo spostamento dall'attività puramente criminale all'attività economica, svolta però sempre con la modalità criminale, cioè sono rapporti d'affari che però finiscono col pestaggio, con l'intimidazione, con la minaccia, con i soldi non dati, con l'usura, con l'estorsione. Quindi questa è a grandi linee i vari passaggi. E se vogliamo dare un'occhiata al futuro, ormai quello che tutti gli analisti dicono è sostanzialmente appunto un imborghesimento dei mafiosi, cioè è quello che diceva il sodale di Carminati, dovremmo da riciclarci del pulito. Ormai davvero è pesante portare in giro certi nomi, no? E cominciano, e quando dico una piccola cosa, a me è capitato per lavoro di parlare con mafiosi, congiunti di mafiosi, mogli, figli, eccetera, eccetera. E a un certo punto, quando mi trovo davanti, non farò nomi in questo caso perché è una cosa personale, però una ragazza di 30 anni che ha
il padre e lo zio in carcere da 30 anni, no? Il marito appena condannato a 8 anni per associazione mafiosa, e il cognato appena condannato a 6 anni per associazione mafiosa, lei ha 30 anni e due figli, e gli stava facendo un'intervista, lei guarda, lei durissima, non concedeva un'unghia, la mia famiglia ha sempre rigato dritto, sono tutti innocenti, è tutta un'ingiustizia, è tutta una persecuzione, non ha concesso un'unghia. Però poi si è voltata, ha guardato i suoi bambini e ha detto, però io non voglio che i miei figli facciano una vita così. Allora, e questa è forse la vera cosa che è cambiata. Ai tempi di Rina, ai tempi d'oro, per loro, di Rina, di Licio, eccetera, fare il mafioso era una cosa che potevi esibire, una cosa che ti metteva al sicuro. Oggi, soprattutto se appartieni a famiglie così connotate, la tua vita può diventare difficile. Quando il figlio di Rina è andato a Padova c'è stata una mezza rivolta contro di lui, no? Cioè, chi è che vorrebbe un figlio di Rina nella sua... esatto, esattamente. Scusa, parla, allora, a parte da Vespa. Esatto, va bene. E quindi questo sta cambiando. E quindi sono tutte cose che portano a dire che la mafiosità entrerà sempre di più, se non la si contrasta, nella nostra vita di tutti i giorni, sostanzialmente, nella nostra attività di tutti i giorni, perché questa saldatura tra mafia e corruzione, cosa vuol dire? Che è proprio in questo Mafia Capitale è abbastanza esemplare, perché se tu dici voglio riciclarmi nel pulito, non è che ti metti a fare biotecnologie, per dire, no? Non hai le competenze, ma vai a beccarti quei settori dove il tuo essere mafioso paga, non è che mi metto appunto a costruire automobili, per dire, no? Allora cosa faccio? Vado in quei settori dove per esempio ho un rapporto con il pubblico, no? E quindi posso avere come ottenere gli appalti e so come dissuadere qualcun altro per venirmi a rompere le scatole a prendermi gli appalto. Perché il boom dei mafiosi nell'eolico? Perché sono tutti i settori in cui ci sono dei finanziamenti pubblici, in cui se ho i canali giusti non ho i soldi, me li danno, poi la pala eolica quella la faccio metà, arrivederci, grazie, cambio la società, eccetera. Ci sono dei settori che sono sempre stati connotati dall'illegalità, l'edilizia è uno di questi. Con tutto rispetto, sono 100.000 operatori edilizi onesti, però è un tipo di settore dove per varie ragioni comunque il lavoro nero, per esempio. Una piccola parentesi, Federico Varese, uno degli studiosi appunto di mafia, insomma soprattutto di presenza mafiosa in territori dove non dovrebbero stare, dove si pensava non ci fossero, fa il caso di Bardonecchia, località di sciistica piemontese negli anni 80. Cosa ci fa la 'ndrangheta, cavoli, a Bardonecchia, che è proprio l'opposto? Cosa ci fa? Scoprono che ai milanesi piace sciare anche ai torinesi, è un bel business, bisogna costruire grandi alberghi, grandi impianti, eccetera, eccetera. Chi li costruisce? Gli abitanti di Bardonecchia? No, no. Bisogna innanzitutto avere degli imprenditori anche un po' smart nell'ottenere i permessi, nel prendersi sotto braccio l'assessore, eccetera, eccetera. E va bene. E soprattutto bisogna avere delle braccia. Infatti il caso di Bardonecchia, esaminato da Federico Varesi nel suo libro che si chiama Mafia in Movimento, dice questo. Dov'è l'incontro tra domanda e offerta di legalità? È che gli imprenditori del posto capiscono che i calabresi possono fornire manodopera in nero che ti lavora 12 ore, pagata per 6 e il resto ci si mette d'accordo in contanti, che possono magari avvicinare l'assessore per avere la licenza e cosa per fare gli ecomostri che adesso ci sono a Bardonecchia, eccetera, eccetera. Questo si è replicato in tanti posti, no? E quindi questa commissione ormai è sempre più, questo è stato, diciamo, quasi una premonizione di quello che sarebbe avvenuto. Quando prima dicevi, no, è una gambizzazione, eccetera, è vero, la 'ndrangheta si vede quando fa la gambizzazione, ma ne fa poche apposta. Primo perché non sempre ne ha bisogno, perché di solito ci si mette d'accordo in modo diverso e chi deve capire capisce in modo diverso. La gambizzazione, soprattutto adesso che c'è la pressione mediatica, la gambizzazione è l'omicidio, loro sanno che finisce sui giornali, che c'è un'attenzione, e allora
finisce su, vedete quel meccanismo, finisce sui giornali, allora il capitano dei carabinieri si sente la pressione di dover dire ai giornalisti ma chi è che ha gambizzato eccetera, e poi vengono arrestati e allora c'è l'Andrangheta, nasce il caso, non gli conviene fare questa roba qua, conviene, lo fanno solo in casi estremi, non è quello il segnale. In realtà poi quando leggiamo gli atti delle inchieste ci sono pochi omicidi, ferimenti e tante intercettazioni, che si parla di affari, di aree edificabili, di negozi da comprare e da vendere, di aziende da comprare e da vendere, eccetera, eccetera. E questa è la presenza mafiosa che è più difficile da percepire, ma che tocca molto di più, può toccare la nostra vita quotidiana e alla quale dobbiamo stare sempre più attenti. Grazie. Adesso io vi gioco l'ultimo blocco, coinvolgendo entrambi, nel senso da una parte Cortano, dall'altra parte Roberto, e cioè entrando nel merito specifico della, diciamo così, del titolo di questa serata, che è il caso della Perevostrade. Tra gli arrestati, come giustamente dicevi tu, 300, di cui 160 nella nostra regione, il 13 luglio del 2010 ci si accorge che tra questi è presente anche un imprenditore della Brianza che si chiama Ivano Perego. E un anno fa la sentenza a carico di Ivano Perego è divenuta definitiva con la carta della Suprema Corte di Cassazione, e sostanzialmente buona parte, forse la parte più interessante tra virgolette nell'analisi critica del fenomeno dell'inchiesta, è appunto il rapporto tra 'Ndrangheta e imprenditoria di alto, altissimo livello come era all'epoca la Perego di Cassago Brianza e di Costa Masnaga, insieme per le commesse e per anche l'influenza politica che quell'azienda aveva in quegli anni, e come le informative del ROS dei Carabinieri e le ordinanze di custodia e il dibattimento processuale e le sentenze hanno come dire, cristallizzato, come se ne parlava durante la serata di Opilio, anche con connivenze e rapporti, magari non dal rilievo penale ma dall'evidente rilievo come dire, politico-sociale, con anche esponenti di forze dell'ordine, con ovviamente le dovute differenziazioni eccetera eccetera, ma sono cose che sono accadute, con esponenti di forze dell'ordine e anche diciamo così, operatori legali, come ad esempio qualche avvocato, io parlo per il foro di Lecco, poi entriamo magari nello specifico se c'è tempo, magari invece anche con quadri dirigenziali dell'impresa che ci sono stati penalmente coinvolti. Quindi a Portanova chiederei di tracciare anche qui un identikit del caso della Perevostrade, mettendo magari in evidenza quali sono stati i punti, anche come dire, i simboli che denotano l'importanza capitale di quella di quel caso. E invece a Roberto Fumagalli chiederei di raccontare direttamente, in quanto come dire, persona rappresentante un'associazione, un circolo che si è costituito parte civile in quella parte del processo che ha riguardato, in quella parte dell'inchiesta che poi ha avuto un percorso a sé stante, che ha riguardato la gestione dei rifiuti e non solo da parte della Perego. Quindi chiedo a Roberto comunque di, dopo Portanova, di fare questo passaggio, perché come vi racconterà, come ha già raccontato Eupilio, diciamo che nel banco delle parti civili costituite in quel processo su materiali di scavo e rifiuti, il circolo Ambienti Ilaria Alpi non godeva esattamente di grande compagnia, soprattutto di compagnia istituzionale. Anche questo è indicativo di una certa percezione, di una certa come dire, impegno istituzionale rispetto a queste tematiche. Quindi credo che sia comunque una testimonianza preziosa. Grazie. Beh, io una mattina sono andato a un'udienza del processo infinito e ho trovato davanti a me la scena che riassume quasi tutto quello che abbiamo detto adesso in quasi un'ora. Entro in aula del processo, c'è la gabbia degli imputati e c'è un giovane molto con il capello perfetto tagliato, ma polo sgargiante, fucsia, sbarbato, elegante, che si chiama Ivano Perego,
e che è nella stessa gabbia con una trentina di calabresi accusati di far parte ovviamente delle locali di 'Ndrangheta scoperte da Infinito. Condivide con loro la stessa gabbia e condivide con loro la stessa accusa, che all'epoca era associazione mafiosa, non concorso esterno, come poi sarà, diciamo, mutata nelle fasi successive. Una scena mi ha colpito molto, è la scena davvero che riassume quello che abbiamo detto prima, cioè Ivano Perego, possiamo dire, non è arrivata tanta la sentenza definitiva di Cassazione, è proprio è la storia esemplare che ci dice che cosa è accaduto in questi territori. Ivano Perego non è una vittima dell''Ndrangheta, non è uno che è stato vessato, ha avuto paura, è finito. È uno che ha cercato sostanzialmente, ha cercato l''Ndrangheta come partner, consapevole di chi aveva come partner. A me la Pregostade ha veramente colpito. È una storia che meriterebbe davvero un libro a parte o qualcosa a parte per tutto quello che rappresenta. È il modo migliore per raccontare tutto quello che siamo detti finora, perché immagino che la storia sia più o meno nota. Allora, diciamo solo in breve, la Pregostrade, ma anzitutto questo rafforza il suo simbolo anche raccontare la storia, è la tipica azienda brianzola, sede a Cassago Brianza, provincia di Lecco, fondata nel 1971 dall'intraprendente Giovanni Perego, e si occupa di lavori stradali, movimento terra, no, ai camion, eccetera, eccetera, fa cantieri in tutta Italia. La tipica azienda brianzola. Poi la cosa che trovo meravigliosa è che con questo nome Perego c'è un nome più lombardo, più brianzolo di Perego, non credo, neanche Brambilla compete con Perego, no? È proprio un Perego andare a finire nella gabbia con i branchettisti. E allora questa azienda, appunto, è la tipica azienda brianzola, ha più di 100 dipendenti, è la tipica azienda brianzola in cui c'è anche un rapporto familiare, diciamo, no, tra i dipendenti e i padroni, no? Perché comunque è un'azienda relativamente piccola, eccetera. E quindi è proprio simbolica anche in questo. E intorno al 2008 comincia a scricchiolare, andare in crisi finanziaria, eccetera, e c'è la preoccupazione per 100 persone che perdono il posto di lavoro, no? E a questo punto entrano in scena dei nuovi soci, la faccio molto sintetica, entrano in scena dei nuovi soci che paiono disposti a investire e promettono il rilancio, vanno anche in televisione a parlare, fanno conferenze stampa, un certo Pavone che poi vedremo chi è, e i sindacati sono contenti che finalmente la crisi sia risolta, giustamente, e quindi sembra che la Perego si riprende, prende nuovi appalti, fa, non so, dall'ospedale di Como alla statale di Mantellina, quella di Morbegno, per dire. La cosa buffa è che una volta sono andato a trovare un pubblico ministero alla direzione distrettuale antimafia di Milano e mi ha detto: guarda fuori la finestra, guardo fuori dalla finestra, c'era il cantiere di una dépendance del Palazzo di Giustizia sul retro di Palazzo di Giustizia di Milano, ecco, quello lo fa la Pregostrade, erano stati appena arrestati tutti, no? Per dire che dice: ah, Magnetta, chissà dov'è, sotto la finestra di Palazzo di Giustizia, e tanto per dirne e tanti altri lavori. Solo che poi, a parte che la situazione economica torna a traballare, perché evidentemente questi soldi non ci sono, non sono sufficienti, oppure vengono distratti, come poi si scoprirà, e la Perego torna in cattive acque, ma soprattutto arriva l'indagine. L'indagine dimostra sostanzialmente che i nuovi soci sono draghetisti. C'è la figura di questo Strangio, che non è della famiglia famosa della strage di Duisburg, ma comunque è un calabrese legato a diversi clan della 'Ndrangheta aspromontana. C'è questo Pavone, che è un manager di origine pugliese, però gravato da una certa densità di precedenti penali per vari crimini, truffa, eccetera, eccetera. E sono loro ad aver preso in mano la Pregostrade.
Tra l'altro, cosa si dice di solito dei mafiosi? I mafiosi cosa fanno? E certo, arrivano lì con una valigia piena di soldi e ti prendono l'azienda, eccetera. E invece questi qua non arrivano con la valigia piena di soldi, forse ce l'hanno ma non la mettono sul tavolo, e invece cominciano a spogliare la pelle. Vi dico solo una piccola cosa. Quando se la prendono gli 'ndranghetisti, il parco macchine, ma questo lo racconta un dipendente, cominciano delle spese folli addirittura, di un'azienda che è già in crisi. Il parco macchine comprende il parco macchine aziendale, quindi leasing più acquisti, anzi no, leasing direi, il parco macchine aziendale comprende una Ferrari 430, una Lamborghini Gallardo, un Hammer H2, una Porsche Cayenne Magno, un Audi RS6, una Mercedes R320, una BMW M6, una BMW 525 Touring, totale dei relativi leasing 325.000 euro l'anno per una azienda che fa movimento terra, cioè uno va sul cantiere, no? Con il Porsche Cayenne, eccetera, eccetera. Questo è un piccolo esempio, questo è l'elenco che fa poi il liquidatore, no? Come si chiama? Allora, questa è a grandi linee la storia della Perego Strade. E la 'ndrangheta fa rumore questa cosa, perché la Perego Strade ha diciamo le caratteristiche per fare da general contractor anche negli appalti di Expo che devono arrivare, no? E allora, e infatti nelle intercettazioni telefoniche ci sono diversi 'ndranghetisti anche dalla Calabria che parlano della Perego Strade come possibile porta di accesso a Expo, invece di accontentarci dei subappalti, delle briciole, come fanno spesso le aziende 'ndranghetiste, no? Ti faccio un movimento terra in un appalto che ha vinto qualcun altro di grosso, in pregio, non so, cose di questo genere. Con la Perego Strade avrebbero potuto invece partecipare direttamente alle gare e magari anche vincerle, solo che hanno tirato il collo alla gallina dalle uova d'oro, cioè l'hanno spolpata. E l'altra cosa, questa è a grandi linee la storia, Ivano Perego, il protagonista di cui parliamo, era subentrato, come succede in tutte le aziende Pianzole, era subentrato semplicemente al padre, insieme alla sorella gestiva l'azienda, era diventato presidente, aveva 36-37 anni quando ciò accadeva, no? E un'altra cosa che mi ha colpito, e anche questa è veramente la rappresentazione di quello che stiamo dicendo, la seconda cosa che mi ha colpito della vicenda della Perego Strade sono le testimonianze dei dipendenti, perché sono le testimonianze che raccontano in presa diretta nel cuore della Brianza cosa succede quando la 'ndrangheta ti entra in azienda, ma possiamo dire in casa, perché quando tu lavori 8 ore o 10 ore in un giorno è come casa tua, no, al giorno è come casa tua. E cosa raccontano questi dipendenti? E sono straordinarie, sono tutte le cose agli atti del processo, no? Dicono: da un giorno all'altro noi abbiamo visto arrivare in azienda facce che non conoscevamo, c'erano questi calabresi che, attenzione, uso il termine calabrese non perché calabrese uguale a 'ndrangheta, in questo caso specificamente il racconto è questo, che questi nuovi proprietari, tra l'altro in parte occultati da società fiduciarie, portano dalla Calabria delle persone che vengono assunte in Perego e magari vengono assunte come geometri ma non hanno il diploma di geometra, o vengono assunte a, tra virgolette, non, senza nessun compito specifico. E i dipendenti sono scioccati dal fatto che questi nuovi padroni sconosciuti, questi nuovi, diciamo, personaggi sconosciuti la fanno da padrone. Strange è l'unico che può entrare nell'ufficio di Ivano Perego senza essere annunciato, cioè entra e esce quando vuole, no? E quindi già si capisce che c'è qualcosa che non va, in azienda c'è un clima di paura. Ci sono le testimonianze dure dei camionisti, no? Perché la Perego Strade ha un piazzale in azienda dove alle 5.45 ogni mattina c'è il briefing, no? Con i camionisti per la riunione, adesso il briefing per i camionisti, insomma si trovano tutti lì a farsi dire cosa devono fare nella giornata. E cosa succede alla Perego Strade, diciamo, nuova gestione? Infatti poi magari questo è l'aspetto che approfondiremo. Il racconto in presa diretta dei camionisti è questo: ci dicevano come portare in giro e smaltire illecitamente materiali pericolosi o comunque, non so, gli scarti delle demolizioni, eccetera. Da, banalmente dicevano: voi caricate di macerie o magari anche di terra contaminata, no? Quando si fanno bonifiche o comunque scavi, eccetera, eccetera, oppure di appunto scarti edilizi, il camion, ci mettete sopra qualche centimetro di terra e se vi fermano dite che
che questo è Movimento Terra e Terra Pulita, così potete andare a smaltire dove volete. Ci sono camionisti che raccontano di essere stati costretti a smaltire rifiuti pericolosi, ovviamente non in discarica, ma in aree abusive. Viene spiegato come falsificare le bolle di accompagnamento, come partire con bolle false già precompilate. Questo viene detto nel cortile della Perego Strade di Cassago Brianza alle 5.45 ogni mattina. Viene anche detto che il primo che si rivolge ai sindacati è fuori, perché ovviamente i camionisti dicono: noi sapevamo benissimo, ci sono testimonianze agli atti, che quello che ci chiedevano era illegale, ma dove trovavo io un altro lavoro che mi facesse portare a casa 2.400 euro al mese? Magari chi si opponeva, che faceva un po' di resistenza, non gli facevano fare quegli straordinari, cose di questo genere, no? Quindi è stato proprio un caso in cui la vita di un'azienda è cambiata. L'altra cosa, poi sul primo stato davvero possiamo parlare tanto, però l'altra cosa che mi colpisce della Perego Strade è che noi abbiamo sempre un po', questo credo sia l'imprinting del padrino che ha creato un po' l'immaginario sulla mafia, no? Che i mafiosi alla fine siano sempre molto furbi, molto potenti, che siano invincibili, che ottengano sempre quello che vogliono. Invece alla Perego finisce in vacca, cioè i mafiosi non ci fanno per niente una bella figura. Sì, si saranno fatti qualche giro con l'Audi, con la Porsche, eccetera, eccetera, però al netto del fatto che adesso sono proprio più in carcere. Però alla fine la Perego Strade fallisce, non c'è niente da fare. Le 120 persone perdono il lavoro e stanno in cassa integrazione 2 anni e poi non so ovviamente come sia finita per loro e per le loro famiglie. E i mafiosi cominciano tutti a litigare tra di loro. C'è una scena finale da Pulp Fiction in cui l'andrangheta scarica Strangio, cioè l'uomo, il loro colletto bianco lì dentro. Strangio si vuole rifare con Pavone, il manager che era la faccia pubblica del... e allora lo va a rapire come fossimo in Pulp Fiction, lo va a rapire sotto casa, gli c'è un'intercettazione, gli dice: aspettate che forse la trovo perché vale la pena, perché rende così, la prendo dal libro del collega Giampiero Rossi che ha dedicato un po' di pagine, che si chiama La Regola. Giampiero Rossi, che ha scritto, appunto come ho detto prima, Duccio Mafia a Milano con me, questo vale la pena. Sentite come vanno a finire gli affari dei mafiosi. Allora, ecco cosa dice Strangio di Pavone, cioè del nuovo manager della Perego Strade. Voglio prenderlo, metterlo nel cofano della macchina e portarlo in una campagna, togliergli il telefono subito e portarlo in una campagna e appenderlo. E lì ci devo essere io a aspettarlo, e appenderlo con i piedi all'insù e la testa verso sotto e lasciarlo appeso. Cosa dicevamo prima? Questa non è gente che va dall'avvocato. Strangio viene scaricato dall'andrangheta perché sentono la pressione delle inchieste, ci sono i primi sequestri, insomma si capisce quando ci sono le inchieste in corso. Gli andranghettisti scaricano Strangio, tra l'altro l'andrangheta che c'è dietro Strangio non è solo quella calabrese, che peraltro in Calabria parlano della Perego Strade come se fosse una roba loro, cioè si mettono d'accordo, ma c'è questa famiglia che non ha niente, no? Insomma, cercano ognuno di farci dei soldi anche se non ha la minima, diciamo, non dà il minimo apporto commerciale alla cosa, no? E allora Strangio se la prende con Pavone perché vuole spigliargli dei soldi, ma i soldi della Perego non ci sono più perché è fallito. E allora come si chiude il cerchio? Pavone, che sa che Strangio l'ha preso per ammazzarlo o comunque per fargli fare quella brutta fine con la testa all'ingiù, riesce con un escamotage ad andare in una discoteca di Giussano e dice: ma guarda, lì c'è un tipo che mi può dare i soldi. Il tipo che c'è nella discoteca di Giussano non gli dà i soldi, ma dice: tu questo non lo tocchi, perché il tipo si chiama Umberto Cristello ed è, e siamo a Giussano, non siamo a Platì o a San Luca, ed è il cugino di Rocco Cristello, che era uno degli indranghettisti che aveva messo i soldi nella Perego e che però purtroppo è morto di morte non accidentale nel marzo del 2008
sparato da qualche decina di colpi di arma da fuoco a Verano Brianza mentre tornava a casa da una partita di calcetto sulla sua 500. Questo era il contesto della Pedecostrade. Questo però ci dice anche appunto che primo che non è vero che questi hanno valigette di soldi da investire, o comunque se hanno valigette di soldi non li investono certo per risanare le aziende, che queste le aziende le spolpano, e soprattutto perché dico che è esemplare la Pedecostrade? Perché come finisce questa storia della Pedecostrade? Ci sono in Lombardia centinaia e centinaia di storie più piccole che riguardano la piccola azienda, il negozio, eccetera. Ci sono tanti imprenditori che hanno la tentazione di entrare in società con i criminali perché pensano di averne, e anche Perego ne ha dei vantaggi immediati. Perego manda quando c'è qualche problema con i fornitori, Perego manda i calabresi perché sa che effetto fanno. A un certo punto però per l'azienda cominciano a lavorare solo calabresi, perché l'Andrangheta usa queste aziende per dare il contentino, per far lavorare. Strangio stesso, un'azienda di Movimento Terra che si prende un sacco di lavori dalla Perego, che è sempre gestita da lui. Tutti questi giri sono tutti questi giri che spolpano l'azienda. A guidare i camion della Perego c'è un certo Antonino Bennome, no? Che è uno dei tanti calabresi, lui è di Giussano, un quarantenne calabrese che appunto fa tra le altre cose un po' il Movimento Terra, eccetera. Ma Antonino Bennome un giorno non va a lavorare, ma va a San Vittorio Lona il pomeriggio del 14 luglio 2008 e spara un po' di colpi in faccia a Carmelo Novella, boss dell'Andrangheta, uno dei più importanti boss dell'Andrangheta in Lombardia. Fa il killer e poi scappa su una potente moto, poi lo arrestano, diventa collaboratore di giustizia e ci racconta tutto per filo e per segno. Questo è il contesto che emerge intorno alla Pedecostrade. E lo stesso Ivano Perego, dico l'ultima cosa, a un certo punto pensa di poterne uscire, a un certo punto quando vede come vanno le cose, vede che tutto va di nuovo a rotoli, addirittura alza la voce con Strangio, no? Anche lì c'è l'intercettazione, se volete l'ultima intercettazione che vi leggo, se me la sono appuntata, e vi leggo l'ultima intercettazione per dire che cosa rimane a Ivano Perego prima della scocciante cosa di prendersi una dozzina d'anni per un'accusa che poi è diventata concorso esterno in associazione mafiosa. Allora, ecco, allora, Perego parla del suo ex protettore dranghettista, no? E dice: basta, mi sono rotto i coglioni io, portatemi dietro la macchina e vi licenzio tutti, mi sono rotto i coglioni, Salvatore Strangio, portami sulla macchina che ti firmo il licenziamento, prendimi fuori dai coglioni anche te, anche Simone, un altro personaggio, no, non ragiono io, perché io in mezzo per voi non ci vado più. Ha cominciato a capire che ci sono delle inchieste che potrebbero portare, come porteranno all'esito che sappiamo. Vi denuncio tutti perché mi sono rotto i coglioni che sono andato di mezzo per voi, va bene, io tra un'ora sono a dire tutto. E in realtà non sarà tra un'ora a dire tutto, ma poi sarà arrestato. Questo è l'esito della storia della Pedecostrade, però, e questo il passaggio di testimone a Roberto, oltre a tutte queste cose che abbiamo detto, c'è l'altro aspetto, che è l'aspetto ambientale, cioè non è solo, diciamo, che l'economia mafiosa inquina i rapporti economici, come abbiamo detto prima, fornitori, clienti, eccetera, eccetera, ma soprattutto l'attività legata all'edilizia, al movimento terra, alle bonifiche, eccetera, è strettamente connessa. Noi sappiamo tutto, non sappiamo, tutti sappiamo cos'è la terra dei fuochi, però va detto che anche nel nord, anche in Lombardia, ci sono delle terre dei fuochi, non sarà quell'entità di... Io sono stato nella terra dei fuochi, a un certo punto vado a vedere un buco in cui c'era un autobotte, cioè non tutto il camion, solo, proprio l'autobotte dei camion che porta la benzina, stavano facendo degli scavi e sotto terra, sotto 10 metri di terra, c'era un'intera cisterna di un autobotte tutta arrugginita che sarà stata lì da 10 anni. Forse qua in Brianza, nel Comasco, non parliamo di questo, però parliamo sicuramente
o forse, o magari sì, infatti io sono molto curioso di sentire quello che dice Roberto, però per dire che l'economia mafiosa alla fine ha degli impatti anche sociali, degli impatti ambientali che rafforzano, diciamo, il motivo per cui noi dobbiamo fare serate come queste, dobbiamo sapere, conoscere, informarci, associarci e reagire, perché un tempo lo si diceva, non so se era Montesquieu che lo diceva, della politica, no? Ma possiamo parafrasare che tu puoi anche non occuparti dell'Andrangheta, ma rischi che l'Andrangheta si occupi di te anche se stai in Lombardia, anche se stai in Brianza. Diciamo che il mio breve intervento serve a portare a tirare il fiato, magari prima delle domande che spero arriveranno da voi. Parto da una fotografia nel raccontare la storia della costola ambientale che riguarda la Perego-Strade della nostra associazione, ma non una fotografia di quelle che ci raccontava prima Mario, ma una vera fotografia. Andate su Google Immagini e digitate Ivano Perego, lo troverete, oltre che in alcune immagini da fototessera, in un'altra in cui lui incredibilmente è al centro di una schiera di amministratori pubblici e si sta tagliando il nastro dello svincolo stradale a Nurago d'Erba, San Rocco mi sembra, la rotonda, quella abbastanza grande con sottopasso, che è stata costruita dalla Perego-Strade. La particolarità di quella foto è che di solito il sindaco, in questo caso il presidente della provincia, se non altro per onore o per così prestigio, ci tiene a mettersi al centro. No, voi in questa foto al centro vedete l'imprenditore Ivano Perego, caratteristico col suo cappello ossigenato, mi è solo invidia. È strana questa foto dove Ivano Perego sta al centro e da parte a lui ci sono una schiera di amministratori che aiutano a tagliare il nastro. Vi dico questa cosa e poi vediamo, rispetto all'ultima che vi dirò, come le due cose dovrebbero cozzare e in effetti non cozzano purtroppo. Come nasce la costola ambientale dell'inchiesta che riguarda la Perego-Strade? È una cosa sicuramente piccola, un po' meno mafiosa delle cose che sono state raccontate da Porta Nova questa sera. E nasce casualmente da un controllo fatto dalla polizia stradale sulla Como Bergamo, quindi stiamo parlando di questo territorio, che ferma a un certo punto, casualmente, cosa compito della polizia stradale, un camion della Perego-Strade carico di macerie e gli controlla il formulario, la bolla praticamente. Quella bolla diceva che quel carico è stato preso da un cantiere in provincia di Como che doveva essere consegnato a una discarica, trattandosi di un rifiuto, a Novara o in provincia di Novara, non ricordo. Ora, perché la polizia stradale si chiede, anziché andare da Como, prendere l'autostrada 8, la 9, che sia, andare a Novara, questo qui va verso Lecco? La cosa puzza subito e la polizia stradale fa degli ulteriori accertamenti sul formulario, vanno in sede a Cassago Brianza, dove effettivamente il camion era destinato in maniera difforme rispetto alla bolla formulario, e trovano che tutto il registro delle bolle dei formulari ha qualcosa di sospetto, ovvero molti delle consegne che si dovevano fare di questo materiale, di queste macerie, di questi rifiuti prelevati da cantieri sparsi per la Lombardia, segnavano come destino Novara. E quindi la polizia stradale, la prima verifica che ha fatto è: a Novara questi materiali sono mai arrivati? A Novara Perego-Strade era presso la discarica, era perfettamente sconosciuto, manco sapevano chi fosse, eppure tutte le loro bolle dicevano consegnate a Novara. Perché? Perché questi avevano falsificato il bollo della discarica di Novara, ma effettivamente loro, l'impresa Perego-Strade nella sua attività, prelevava materiali in vari cantieri, alcuni anche qui vicino, vi posso dire Canzo Via Verza perché è citato nelle inchieste, ma ce ne sono numerosissimi altri che anziché passare in discarica venivano inizialmente portati all'impianto di Cassago Brianza, dove avevano un impianto di vagliatura e gestivano una cava, diciamo, che faceva da deposito di materiali,
che non era autorizzata come deposito, nel senso che la provincia di Lecco aveva negato più volte l'autorizzazione per trattare rifiuti presso l'impianto di Cassago, eppure a Cassago passavano tutti questi rifiuti che poi ritornavano sotto forma non più di rifiuti ma di terre, di ghiaia, nei sottofondi di vari cantieri gestiti altrettanto in tutta la Lombardia, in particolare nell'asse Como-Lecco, ma non solo. Vi posso dire Como-Lecco perché vi dico alcuni cantieri gestiti dalla Pergostrade dove sono stati portati questi materiali sulla bolla segnati come terre da riempimento, ghiaia, sabbia, ma in effetti erano rifiuti. Vi parlo dell'ospedale Nuovo Sant'Anna di Como San Fermo, vi parlo dello svincolo stradale di Durago di cui abbiamo parlato prima, vi parlo dello stabilimento ICAM di Orsenigo, quindi di una cosa che sta a pochi chilometri da qua, vi parlo del raddoppio ferroviario Carnate-Airuno nella zona del Meratese, per farvi degli esempi altrettanto vicini a noi. Poi ripeto, ci sono decine di cantieri. Nelle inchieste portate avanti dalla DDA di Milano sul filone ambientale si calcolano migliaia di trasporti abusivi fatti con i camion, mi sembra che si parli di una cifra di 6.000 consegne in difetto, quindi illegittime, illegali, fatti da parte dell'impresa, e gli inquirenti scrivono più volte calcolate in difetto, perché sulla base del formulario effettivamente trovati nella sede di Cassago Brianza, può essere che alcuni formulari non siano nemmeno stati compilati, quindi molte consegne non risultavano registrate nemmeno in maniera falsa, come è stato dimostrato che erano tutti formulari, tant'è che riportavano timbri falsi. Gli inquirenti calcolano che questa attività sicuramente illecita ha fruttato alla Pergostrade decine di milioni di euro di guadagni e un'evasione fiscale. Questo lo dice addirittura il giudice quando condanna, ed è successo lo scorso autunno, Ivano Perego e gli altri responsabili della Pergostrade. C'è stata anche una evidente evasione fiscale, perché ovviamente se tutte queste consegne sono avvenute in maniera illegittima, c'è stata anche un'evidente evasione fiscale, perché non sono state pagate le tasse, e considerando quel materiale non come rifiuto ma come sabbia ghiaia, ovviamente si è pagato molto meno delle tasse che si dovevano pagare. Questo per farla breve e per inserirvi il nostro ruolo, perché noi arriviamo a questa vicenda, perché noi tempi tra virgolette non sospetti, siamo nel 2006-2007, nessuno può dire si sapeva che la Pergostrade allora nella parte più florida della sua attività, veniva prima della crisi dell'edilizia del 2008, che sicuramente ha ridotto l'attività edilizia nel nostro territorio, soprattutto le opere pubbliche di cui la Pergostrade trattava, perché sono soprattutto appalti pubblici di cui stiamo parlando, l'ospedale Sant'Anna, il raddoppio ferroviario, quindi la regione Lombardia, RFI, Ferrovie dello Stato, diciamo quindi opere pubbliche. 2006-2007, ora noi sapevamo non che l'impresa Pergostrade fosse mafiosa, lungi, nessuno forse a quell'epoca lo sapeva, però sappiamo, e lo dico da Brianzolo, mio cognome sicuramente attesta che sono Brianzolo Fumagalli, erano un po' dei vermafus, si sapeva insomma, e quindi qualche sospetto quando si stava autorizzando la cava di scarica di Cassago Brianza Bulciago, che sta a confine dei due comuni. Noi abbiamo scritto ai due comuni, abbiamo scritto alla provincia di Lecco dicendo attenzione, lì non potete lasciare nelle mani di un'impresa, tra parentesi Pergostrade, la gestione di quella cava, perché non ci dà garanzia sufficiente sui controlli dei materiali in entrata e in uscita. Sembravamo quasi preveggenti di quello che si stava verificando. Ora, noi al di là di quella sollecitazione, di quell'uscita pubblica, poi come associazione non possiamo andare a controllare tutti i camion che entrano ed escono, anzi abbiamo fatto bene, però, perché altrimenti magari qualche pistolettata ci poteva anche capitare. Abbiamo semplicemente lanciato un allarme pubblico. Su questa cosa, quando poi successivamente, stiamo parlando nel 2011-2012, è uscita l'inchiesta, abbiamo detto, eppure noi vi avevamo messo sull'avviso di quello che poteva succedere lì.
Per questo motivo ci siamo presentati come parte civile, quindi come parte attiva nel processo che poteva dire qualcosa. Il giudice ha accettato la nostra costituzione di parte civile, ma poi ci siamo guardati intorno ed eravamo soli. Di solito le parti civili sono le istituzioni, sono in questo caso chi poteva lamentare il danno ambientale, non la piccola associazione ambientalista fatta da volontari, ma il Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia, i comuni interessati, quelli di Cassago Pulciago, ma anche di tutti i cantieri gestiti dalla Perego Strade. Ve ne ho raccontati solo alcuni, e solo alcuni di questo territorio, perché vi ripeto, l'attività riguardava molta parte di Regione Lombardia, anche cantieri nella città di Milano, per farvi questo esempio. Nessuno si è unito a noi nella costituzione di parte civile, il processo è andato avanti, è durato tantissimo, le testimonianze erano tantissime da parte dei carabinieri, dei NOE, da parte dell'ARPA, da parte dei camionisti che hanno effettuato questi trasporti sapendo di trasportare materiale in maniera illecita, perché i formulari dicevano terra invece erano rifiuti. Ovviamente dietro al ricatto, se dici qualcosa non hai più il lavoro, e dopo il 2008 dire questa cosa è ancora più difficile di quanto non era prima, la crisi era conclamata a quel punto. Il processo è andato avanti e si è chiuso con questi 2 anni di condanna per Perego Strade, poco più di un anno alla sorella e al fratello e ai 2 responsabili della gestione dei rifiuti, della gestione dei formulari all'interno dell'impresa. Perché dicevo prima e ho concluso la fotografia iniziale? La fotografia iniziale, anno, non ricordo quando è stato tagliato il nastro, poco dopo il 2000, dello svincolo di Lorago d'Erba con Ivano Perego al centro e gli amministratori pubblici a tenergli manforte, e l'ultimo, quello del processo, dove solo noi abbiamo retto questa testimonianza rispetto al danno ambientale e con noi non c'era nessuno delle istituzioni. Voglio dire, non abbiamo ancora parlato dell'omertà, no? Molti sanno le attività, quella pizzeria, quella videolotteri, quell'impresa è in odore di mafia, è in odore di 'ndrangheta. Lo sanno i cittadini, a maggior ragione lo sanno gli amministratori. Sono gli stessi che non abbiamo visto poi al processo. Quindi secondo noi questa diciamo omertà amministrativa, questa omertà istituzionale, questa omertà politica comunque continua. Ed è grave, perché sto parlando del processo che si è chiuso nel 2015, si è celebrato dal 2014 al 2015. Quindi Mario prima ci ha raccontato una storia che parte dal 95, anni 90, quando avete scritto il libro e se ne parlava poco, se ne conosceva poco, non era all'ordine del giorno dell'opinione pubblica, della stampa, della politica, oggi sì. Eppure la nostra testimonianza invece dice che purtroppo sul livello politico, amministrativo, istituzionale una certa omertà continua, e questo sicuramente non va bene. Lo lanciamo come grido a noi stessi, perché noi, lo diceva l'altra volta, siamo la politica, quindi questo passaggio qui forse lo dobbiamo fare ancora di più, ci vuole un po' più di coraggio. Coraggio perché anche se è stato chiamato a quel ruolo istituzionale, fai il presidente della provincia, fai il ministro dell'ambiente, i cittadini ti hanno eletto anche per fermare queste attività illecite, anche per far funzionare la macchina pubblica in maniera pulita, non gliela do all'amico mafioso perché mi fa l'appalto che mi costa meno, mi chiude un occhio se il progetto è fatto male, me lo chiude in tempi più stretti perché ci va dentro con le ruspe in maniera pesante. Ora, ripeto, bisogna un po' cambiare registro da questo punto di vista, quindi è una testimonianza la nostra un po' negativa da questo punto di vista. In tanti processi a volte vedo gli enti locali un po' divisi tra la necessità di esserci per simbologia, e anche perché sennò poi ti dicono ah non ti sei così tuo padre civile, e quasi appunto la paura di esserci. Ma sulla Perego Strade
e prima mi sono fatto trascinare, diciamo, dall'aspetto più umano, eccetera, ma c'è anche l'aspetto politico. Non solo non sono venuti a costituirsi parte civile, ma l'altro aspetto della storia delle Ferrovie è che loro cercano e trovano degli appoggi politici, e il loro come dire, forse a quello che facevi riferimento Lucio prima quando mi dicevi, no, i loro professionisti eccetera, loro si appoggiano a un ex assessore, loro hanno come una sorta di lobbista, diciamo, che favorisce i rapporti con la politica, nell'ex assessore provinciale Ungherio, che infatti viene poi imputato nel processo e poi viene assolto perché, diciamo, non si dimostra che abbia commesso nessun reato, però è lui che fa i rapporti istituzionali della Peregostrada, no? Ci sono un po' di politici che sono contattati almeno da Perego, cioè, si parla anche di un appuntamento con Ponzoni, il famoso assessore all'ambiente, ex assessore, ai tempi assessore all'ambiente della regione Lombardia. Agli atti c'è questo avvicinamento, poi lui è sempre smentito, diciamo, di averli avuto molti altri guai giudiziari, corruzione, bancarotta, eccetera, eccetera, ma in questo non è stato coinvolto. Però c'è tutto questo aspetto di personaggi che vengono definiti da, in particolare dal GIP Gennari, il capitale sociale dell'organizzazione mafiosa. Organizzazione mafiosa che ha, appunto, i mafiosi in senso stretto, ha i Parlafus, Ivano Perego, e ha questo tipo di rapporti. L'altra cosa che emerge è, e questo emerge nelle intercettazioni, che Ivano Perego ha ben chiaro, quando già la Peregostrada è questa azienda capitale gesto Drangheta imprenditoria, come sostanzialmente definiscono i giudici, Ivano Perego, intercettato, dice che sempre tramite Oliverio, insomma, si vuole avvicinarsi alla Compagnia delle Opere, perché quindi l'associazione imprenditoriale di Comunione e Liberazione, perché sa benissimo che in Lombardia essere di quel giro vuol dire avere una maggiore facilità, la provvidenza forse ti aiuta ad avere più appalti pubblici. Quindi il problema delle istituzioni è doppio. Anche in questo, e chiudo perché poi davvero le domande, la storia della Perego è simbolica, perché in tutte le principali inchieste di 'Ndrangheta in Lombardia l'aspetto politico c'è sempre, almeno cercato, il rapporto col consigliere comunale, con l'assessore, col sindaco, con l'assessore regionale, pensate al caso Zambetti, abbiamo un ex assessore alla casa di Regione Lombardia, attualmente sotto processo per voto di scambio, per aver acquistato in denaro voti dell''Ndrangheta. Non sempre o quasi mai queste presenze si traducono in condanne o in indagini, perché indagare i politici è difficile, o dimostri che loro hanno commesso un reato, no, o comunque sono stati consapevolmente partecipi dell'associazione mafiosa, oppure non puoi condannare un politico perché è andato a cena col mafioso, o perché ci ha parlato al telefono, perché ci ha fissato un appuntamento, no? E poi loro si fermano dicendo non sapevamo che, però se non altro quello che possiamo sicuramente dire è che questo è l'altro aspetto del problema, cioè l''Ndrangheta in Lombardia, proprio dopo 60 anni di radicamento nei territori, di radicamento stanziale, nel senso che ci sono luoghi dove siamo la seconda o la terza generazione ndranghetista, e quindi nei territori hanno stabilito rapporti imprenditoriali, rapporti criminali, ma anche rapporti politici, perché quando tu vivi tre generazioni in un paese magari da 50.000 abitanti, tu qualche assessore, qualche sindaco lo conosci, no? Diciamo così. E questa cosa così diffusa, eccetera, porta anche a questi rapporti di alto livello, e questo è un ulteriore motivo per cui il discorso della Ndrangheta in Lombardia ha rilievo pubblico, però poi questi condizionano i voti dei consigli comunali, condizionano i voti dei consigli regionali, e magari sono in grado anche di cambiare un po' le facce delle nostre città, dei nostri paesi, magari facendo passare una lottizzazione che interessa a loro, dove magari hanno potuto fare un parco o qualcos'altro. Grazie. Prima di cedervi la parola, a proposito di, lo dico perché sia la serata di Ovidio che questa sera l'abbiamo accennato, ma è bene precisarlo, visto che Mario ha fatto questo riferimento sulle suggestioni di Fumagalli,
La questione della Perego è interessante anche per, lo dicevo prima, il coinvolgimento di alcuni soggetti esponenti delle forze dell'ordine, che è un altro tassello che riguarda questi temi e che talvolta viene come dire, rimosso. E è interessante su questo episodio della Perego, lo dico anche per ricordare che anni erano quelli del, insomma, della prima decade del 2000, anche come attenzione sociale verso certi temi, ed è una figura, ci rinuncio da questa parte, ed è una figura inedita, mi sentite? Sì? Una figura inedita di Ivano Perego, che oltre a imprenditore che ha fatto entrare personaggi legati all'Andrangheta in azienda, è anche un ufficio di collocamento che si preoccupa delle promozioni, in questo caso di promuovere un ispettore della Polizia di Stato della Questura di Lecco. La cosa si tiene con la gestione dei camion da parte della Perego, perché si leggeva nell'ordinanza di custodia dell'operazione crimine che questo ispettore di polizia compare per la prima volta a proposito dell'annosa questione delle multe che venivano elevate sistematicamente a camion della Perego in zona di competenza Polizia Stradale di Lecco. Il 5 maggio un tale chiama Ivano Perego rappresentando il solito problema e Perego replica che lì era competente Lecco e a Lecco c'era un ispettore che era amico del gruppo. La cosa interessante è che nel giugno del 2009 questo ispettore di polizia chiama Ivano Perego e insieme festeggiano le elezioni provinciali che si erano tenute in quegli anni, dove in Lombardia, come dire, verso una certa parte politica erano anni in cui se candidavi questo vaso di fiori vinceva il vaso di fiori puntualmente, e l'ispettore telefona a Perego e gli dice: adesso che hai vinto le elezioni basta, e Perego risponde: hai visto, abbiamo vinto noi, cazzo, eccetera eccetera, Vito ha vinto, e quel Vito era Vito Bonsignore, europarlamentare, Nava ha vinto a Lecco, Nava era stato presente a provincia Lecco, ieri ero già da Nava dal presidente a fare una chiacchierata, abbiamo vinto tutti noi. E l'ispettore di polizia replica: sì, bella. E Perego: vuole giovani come noi, vuole la sicurezza. Il tema della sicurezza, che in quegli anni era una sorta di retino a chiappavoti contro gli ultimi, contro, con un certo utilizzo dei sistemi di comunicazione. Dopodiché l'ispettore non si limita a festeggiare il risultato elettorale con un imprenditore, che siamo nel giugno del 2009, Perego verrà arrestato un anno dopo. In procura a Milano credo che lo sapessero, che era attenzionato da qualche tempo. L'ispettore di polizia stradale di Lecco dice a Ivano Perego: senti un po', ti chiamavo, conosci un po' l'ambiente, io siccome ho seguito un po' le vicende della polizia locale, quella provinciale di Lecco, no, sai che su è stata costituita, ero interessato a capire un po' come funzionava, come funzionerà, visto che adesso hanno istituito la provincia di Monza, la polizia provinciale di Monza, voglio dire, sarà una bella struttura. E Perego, che ha già capito che l'ispettore gli sta chiedendo una promozione nella polizia di Monza e Brianza, un ispettore di polizia stradale che chiede una promozione a Ivano Perego, manco a un politico, a Ivano Perego, gli risponde: allora facciamo così, io ho un grandissimo amico qua, eravamo in ufficio tutti insieme, ci penso io. La conversazione va avanti, Perego addirittura dice: o veniamo su noi a Lecco in questura o vieni tu giù da me, dai. Quindi anche qui la gestione della questura, e l'ispettore dice: io mi proponevo a dirigere una cosa di polizia locale, così poi vabbè, se hanno magari altri, sai, possono aver già fatto altri calcoli, vabbè, per l'amor di Dio, ognuno poi, però magari finché non sanno che c'è una persona che è disponibile. E Perego dice: oggi ti chiamo, oggi lo sento l'Antonio, che era quell'Antonio Oliveri di cui parlava Portanova. E l'ispettore finisce con una frase di scuola per la sottovalutazione lombarda e una certa spocchia anche verso la questione meridionale e razzista che ha come dire, creato un argine a una interpretazione corretta del fenomeno. L'ispettore conclude: devono costituirla, io ho capito, io conosco come funziona quell'ambito di Lecco, di Milano, i personaggi validi che tu dici, io voglio creare, io non vedo, se vuoi creare una struttura di merda, fai un concorso pubblico, porti a casa 5 siciliani, 8 calabresi e 9 che non hanno un posto di lavoro, e va bene, hai dato un posto di lavoro alla gente, se vuoi fare una struttura di gente operativa devi sapere che ci sono persone che portano a casa risultati. Quando esce questa cosa nell'ordinanza di custodia, il GIP lo definisce, questo ispettore, un personaggio ritenuto avvicinabile dall'organizzazione, dall'associazione criminale. Questa cosa esce e ci siamo, oltre a noi di qui Lecco Libera, c'è un giornalista coraggioso del giorno che si chiama Daniele De Salvo, che lo scrive sul suo giornale,
che non è sempre uno sport quello di parlare anche delle forze dell'ordine, e ovviamente il poliziotto lo querela, poliziotto che verrà premiato dalla polizia stradale di Lecco e difeso a spada tratta dal sindacato COISP. Lo querela, chiede 10.000 euro di danno. De Salvo è stato assolto con una sentenza del settembre 2015 dal Tribunale di Monza e mi ha girato negli scorsi giorni, visto che ne avevamo parlato Eupilio, la sentenza, e la cosa interessante è che i magistrati, mandando assolto il giornalista, scrivono: in quanto alla verità dei fatti è significativo che il signor ispettore in questa sede, a sostegno della propria domanda, non abbia in alcun modo contestato la riferibilità a sé delle conversazioni intercettate e in particolare non abbia contestato di aver richiesto al signor Perego un interessamento nella sua carriera, né abbia negato il suo interessamento per allentare la morsa dei controlli sugli automezzi della Perego. Concludono i magistrati: l'unica posizione dell'attore, cioè l'ispettore, su tali fatti è quella di rilevare di non essere stato indagato né sentito al processo. Questa è ed è un tema ricorrente quello del "ma non sono indagato, non sono stato condannato, non sono stato sentito a processo, rimuoviamo questi fatti". Le inchieste che Portanova ha raccontato negli ultimi 20 anni, non da solo ma soprattutto grazie al suo lavoro, contengono, oltre ai rilievi penali di cui poi ovviamente nelle serate si è obbligati a parlare, un universo di questi atteggiamenti che danno l'idea di un territorio tutt'altro che Agnelli versus Lupi, come non Lupi, Lupi, né Agnelli, Agnelli, ma gli animali, Agnelli lombardi contro i lupi calabresi cattivi colonizzatori, ma danno l'idea di un tessuto sociale e istituzionale, anche operativo, che è molto diverso e che viene conoscere anche attraverso libri come quelli di Portanova. La domanda a voi per il dibattito, le domande a voi per il dibattito, grazie. Posso iniziare? Non so, magari mi sentono meglio così. Dai, proviamo. Intanto grazie a Mario Portanova, e dal 98 avevo sentito attraverso Massimo Grognoli, non so se ecco, benissimo, grazie per quello che hai fatto fino adesso. L'applauso quando sono entrato era per quello che hai fatto quest'anno. Io non posso tacere perché c'è una parola che continua a ricorrere, ma è come sottotraccia stasera: intercettazioni. Scusatemi. Tutto quello che abbiamo detto oggi, tutti voi avete parlato di cose che si sono scoperte attraverso le intercettazioni. Faccio questo appello a te e agli altri, per favore, ci stanno prendendo in giro dicendo che alcune intercettazioni non devono comparire sui giornali perché sono fatti penalmente rilevanti, abbiamo detto prima, perché riguardano sfere private di personaggi politici. La devono smettere, le intercettazioni in tutto il mondo sono fondamentali per scoprire reati che, come ha detto Portanova, non sono uno scambio o una pistolettata, sono cose che si scoprono solo con le intercettazioni. Se anche un Presidente del Consiglio si permette di dire "dobbiamo, non metto mano a qualcosa perché ha già messo mano pesantemente sul discorso delle intercettazioni, dobbiamo stare attenti che ci stanno fregando per l'ennesima volta. Se non vengono pubblicate sui giornali notizie, se non sappiamo attraverso le intercettazioni quello che i magistrati stanno facendo, non avremo mai la possibilità di scoprire quello che è stato scoperto". Chiedo a te, Mario, se non è il caso di alzare l'attenzione su questo aspetto, perché è importante per il futuro della nostra nazione. Allora, raccogliamo un po', però questo è già mi piace. Io ho sentito un assessore di Elba che confidenzialmente anni fa confidenzialmente diceva che dietro ai supermercati che stanno proliferando nella nostra zona c'erano troppi soldi e secondo lui ci doveva essere qualcosa tipo mafia. Risulta anche a voi, era una cosa confidenziale ed era un suo sospetto. Risulta anche a voi o no? Dio, così un po' però generico. Adesso stimola le domande. Domande. Altrimenti facciamo questo primo blocco in attesa che si rompa ulteriormente il ghiaccio. Allora,
Su quest'ultima cosa dell'assessore, ovviamente io non posso sapere il caso specifico, anche perché non so se lui ha nominato un caso, una struttura specifica, un nome specifico, e ovviamente io su questo non posso dirlo, magari ne parliamo, che si dice dopo, perché non è difficile così, diciamo, a freddo. Invece sulle intercettazioni, allora, bisogna tenere conto che la stragrande maggioranza delle inchieste di cui abbiamo parlato, la stragrande maggioranza delle inchieste, compreso Crimine Infinito, fatte negli ultimi 10 anni dalla direzione del settore antimafia, sono inchieste senza pentiti e sono inchieste senza testimoni. L'omertà di cui si diceva prima comincia da lì. Proprio nell'intestazione dell'inchiesta Infinito, nelle prime pagine, la Boccassini e i colleghi scrivono: noi nell'arco di tempo dell'inchiesta, che è di qualche anno, di 4 anni, abbiamo registrato 300 intimidazioni, abbiamo censito, diciamo, 300, se le cifre sto dicendo a memoria, ma non sono lontane dalla verità, 300 episodi di intimidazione a imprenditori, eccetera, eccetera, e non abbiamo avuto nessuna denuncia. Cioè, vuol dire che se uno gli va a fuoco l'escavatore della macchina, ovviamente fa la denuncia, o il negozio fa la denuncia, perché deve fare anche per ragioni assicurative e tutto, ma non va. Ma quando arriva lì il poliziotto, il finanziere, ma cos'è successo? Ma lei ha mai ricevuto minacce? No. Ha idea di chi possa essere stato? No, assolutamente no. È tutto così. Quindi su centinaia di casi nessuno, ma nessuno letteralmente. E quindi cosa vuol dire questo? Proprio perché, come dicevi giustamente, non sono crimini che avvengono davanti a testimoni, non sono crimini di sangue, non c'è qualcuno che senta le urla alle 3 del mattino e però lo dice al poliziotto, sentito gli spari, eccetera, eccetera. Le intercettazioni sono assolutamente uno strumento fondamentale in questo tipo, a maggior ragione per le cose, per quello che abbiamo detto prima, per questi tipi di inchieste di mafia, dove appunto si mischia la criminalità e l'imprenditoria, eccetera. Senza intercettazioni sarebbe stato difficile portare a casa l'inchiesta Infinito, sarebbe stato difficile portare a casa molte delle inchieste per corruzione, perché anche la corruzione, anche, diciamo, togliamo anche l'aspetto mafioso, ma è proprio un tipo di reato così. L'ultimo caso è quello di Lodi, per esempio. L'ordinanza è molto sminza, sono 30 pagine di ordinanza, dal sindaco Ruggetti accusato neanche di corruzione, di turbativa d'asta per avere truccato, cosa che ha già ammesso, un bando, lui dice a fin di bene. Però insomma, l'intercettazione, diciamo, sono state fondamentali, perché lui al telefono dice: dobbiamo cancellare al suo coarrestato, che era il beneficiario del bando, dobbiamo cancellare, dobbiamo formattare i nostri hard disk, perché sennò ce li vengono a prendere. E dice addirittura: sono stato un coglione. E l'altro gli risponde: ma io il bando che mi hai mandato già l'ho cancellato dal computer. Cioè, sono delle confessioni in diretta. Io voglio dire, sono anche del fatto, non sono un pastaraccio, cioè, io mi rendo conto che le intercettazioni sono uno strumento molto invasivo, e mi rendo conto, è vero, che in qualche caso il giornalista magari le utilizza, che ogni tanto finiscono sui giornali intercettazioni che potrebbero fare, e anche nei verbali intercettazioni che potrebbero così fare a meno di essere pubblicate, ma sono casi sicuramente molto più rari, molto più circoscritti di quello che ci vogliono far credere. Faccio un esempio, adesso vado un po' fuori dal tema, però le intercettazioni in cui il ministro Guidi parla di, in cui Gemelli parla con il ministro Guidi, l'imprenditore Gemelli, cioè il suo compagno, parla col ministro Guidi, la Guidi che si sfoga dicendo male del suo compagno e dei suoi amici, ovviamente ti danno un po' un brivido, che metti in piazza una roba che si dicono marito e moglie, no? E anche con toni pesanti. Però quelle non sono intercettazioni private, perché in quel caso sono fondamentali per l'inchiesta, perché sono le intercettazioni che dimostrano che uno degli indagati, Gemelli, usava il suo rapporto,
tesi dei magistrati, usava il suo rapporto con un ministro, la Guidi, per farsi gli affari propri, no? E quindi anche il privato può diventare prova di reato. A volte si pubblicano intercettazioni semplicemente che magari non hanno un grosso contenuto, ma se io vedo che due persone si telefonano magari 10 volte al giorno e quando si sentono si dicono come va, tu e la moglie, i figli, la zia, sei stato ieri, servono magari semplicemente a provare una confidenza che magari uno davanti al PM dice no, ma io quello lo conosco appena, no? Invece l'intercettazione è uno strumento che ti permette di dire ma non puoi dire così perché sei stato mezz'ora al telefono a parlare. Allora, sono strumenti fondamentali. Va detto, la legge di cui si parla ormai da secoli, che però sembra ormai matura per l'approvazione, non limiterebbe lo strumento investigativo, ma limiterebbe la pubblicazione negli atti giudiziari e di conseguenza anche sui giornali. Lì è evidente, sono tante, diciamo, riforme della giustizia che aspettano da lungo tempo e che hanno vita più difficile, vedi la prescrizione eccetera. È ovvio qual è la quasi unanimità politica che c'è intorno alle intercettazioni. Le intercettazioni sono diventate quasi l'unica sanzione per i politici corrotti, per le cricche eccetera, perché ci dicono bisogna aspettare il terzo grado di giudizio, che se arriva in 8, 7, 10 anni o di più, come in casi anche molto, molto gravi. C'è di mezzo la prescrizione, quindi a un certo punto un processo può finire in niente senza che si capisca chi è colpevole, chi è innocente. Ci sono i patteggiamenti che fanno sì che tu non hai neanche una sentenza pubblica depositata, insomma, che un dibattimento pubblico in cui senti testimoni eccetera, è così, no? E quindi l'intercettazione, nel suo essere nudo fatto, nel suo inchiodare alle responsabilità, è davvero l'unica forma di sanzione certa rimasta. Se io vengo intercettato e dico queste cose, e dico fammi passare quell'emendamento, io sono sputtanato. E questo è l'ultimo, perché poi il resto diventa chiacchiera, diventa talk show, no? In cui hai uno che dice questo fiore è rosso e l'altro dice ma no, questo fiore è blu, io lo vedo, io faccio il giornalista, vedo che è bianco, ma il mio ruolo di giornalista nel talk show è semplicemente che lui abbia il diritto di dire no è rosso e lui abbia il diritto di dire no è blu. La verità difatti si perde per strada, c'è un'informazione molto polarizzata, allora ci sarà il giornale di destra che dice è blu e il giornalista che dice rosso secondo delle convenienze. L'intercettazione e soprattutto appunto con le tecnologie sempre più moderne, non sono più intercettazioni telefoniche perché al telefono non parla più quasi nessuno se non con mezzi, ma sono intercettazioni ambientali, ti intercettano in macchina, ti intercettano in ufficio eccetera, dove le persone parlano veramente. Ripeto, non è una bella cosa, cioè io mi rendo conto dell'invasività eccetera, quindi è giusto che siano scremate il più possibile, però non può essere una decisione dall'alto cosa rilievo penale, anche perché molte intercettazioni notavano, per esempio anche dei legali, possono essere a difesa, no? Ci sono delle situazioni private, anche private, che magari però l'avvocato è giusto che sappia, perché magari si dimostra che lui è andato nel negozio del mafioso, ma perché era San Valentino e doveva comprare il regalo per la moglie, per dire, no? E quindi è una materia da maneggiare con controllo, però di sicuro questa unanimità, quasi unanimità di intenti nel limitare queste cose, cadrebbe veramente un ultimo baluardo di informazioni, di fatti, ovviamente sta la responsabilità del giornalista come usarli, gli strumenti di tutela della privacy ci sono, perché se io pubblicassi un'intercettazione in cui, stavo per fare un esempio assurdo, invece il giornale l'ha fatto con la famiglia Giuliani, di Carlo Giuliani, questa è un'altra storia. Però se io pubblicassi un'intercettazione che non c'entra niente, in cui si vedono problemi di droga, problemi di salute, orientamenti sessuali eccetera, gli strumenti per querelarmi e per portarmi in tribunale esistono già con la legge attuale, no? E quindi proprio queste inchieste, anche quelle un po' che abbiamo letto oggi, sono veramente una documentazione che ci permette di capire come funzionano veramente le cose del loro. Quindi, se ci sono altre domande, prego. E dopo, oltre al signore, ce n'è qualcuno?
Sì, sì, no, bello vista sulla destra, in fondo a sinistra, raccogliamo queste due e andiamo verso le 22-23. Prego, le due domande. No, 23-23, scusate. No, scusate, magari. Prego. Ah, no, ok. Allora siamo tre. No, scusi, perché non l'avevo vista. Allora siamo tre. La signora, poi il signore di dietro. Le raccogliamo tutte e tre. Guardi, volevo chiedere quanto ha contribuito il traffico illecito dei rifiuti all'arricchimento della Andorra. Penso sia uno dei servizi migliori del semiproduttoria locale per lo smaltimento in maniera proprio storica questo crescendo di presenza in termini quantitativi e diminuire invece di presenza diciamo rozza e violenta in maniera esplicita in termini qualitativi. In un certo senso però viene una considerazione, viene da pensare che la saldatura che lei disegnava così bene sul piano storico è molto più in certi versi evidente se usciamo dall'idea che un po' in varianza c'è stato per cosa è successo, perché fondamentalmente va a far saltare fuori una sorta di sostrato profondo della varianza, di una sorta di calvinismo diventato pure, cioè Casmarito forse l'unico valore che aveva che era quello della religione, e poi è diventato valore unico, non è per fare della retorica, il denaro fino a se stesso, cioè diciamo la mancanza radicale di morale per cui basta di fare l'affare, l'aura che poi costruisca i campi di sterminio, non c'entra, no? Vediamo anche diciamo in altri episodi in cui è un bravo lavoratore, ha sterminato una famiglia ma è un bravo lavoratore, questo sostrato immorale in cui in fondo la legalità è speriamo che non mi prendano, no? Anche Perego, no? Dice mannaggia adesso ti sgancio, cioè in un certo senso anche Perego proprio dire è assolutamente, vuol dire squallido, no? Nessuno si vuole sganciare all'ultimo momento, no, adesso che mi hai messo nella merda ti sgancio, no? In realtà tradisce un sostrato di immoralità radicale da cui purtroppo, voglio dire, c'è una certa opacità anche in una certa politica, no? Che li pronta finché non li beccano, ma sì, facciamo lavorarli tutti, sono tutti contenti, basta che li accontenti tutti. Allora questa cosa qui è molto brianzola. È inutile che diciamo, no, questo fenomeno, sono arrivati degli alieni e ci hanno rovinato i giovani, anni fa si sentiva parlare, poveri consumatori di cocaina, poverini, no? Quando c'era il famoso fatto ancora della strage di Erba, in cui ovviamente quello che sembrava il colpevole della prima ora, che era un personaggio oggettivamente antipatico criminale, poi poi non era lui, che peccato, mannaggia, ci stava così bene, no? Che adesso ci sono i revisionisti. In fondo, tutta sta gente che il fine settimana decide di andare a mangiare la pizza, come fa penso la maggior parte delle persone che sono così unite, va a farsi le piste di cocaina, sono loro che creano il mercato, parliamoci chiaro. E con questa cosa è molto, diciamo, locale. Non è vero, siamo tutti buoni perché qualcuno va a messa, no? Ecco, volevo dire questa cosa, la ringrazio e ringrazio anche per questa presenza veramente commovente, perché c'è tanta gente. Tardi di un anno fa abbiamo fatto una cosa in questa stessa sala e i presenti si ricorderanno che il successo di pubblico era stato notevolmente inferiore, non la qualità del dibattito era stato ugualmente interessante. La mia domanda è questa, proprio perché mi sembra che ci sia una quantità crescente di persone, mi sono detto, chiediamo ai nostri relatori di questa sera che cosa metterebbero in un manuale del cittadino antimafia, cioè istruzioni per l'uso, il quale, visto che ormai è un dato acquisito per chi segue queste conferenze, la vera pericolosità non è l'infiltrazione, perché non è infiltrazione,
è il fatto che le organizzazioni criminali possiedono e gestiscono una serie di attività economiche e imprenditoriali, e noi finiamo per essere anche come singoli cittadini, oltre che come amministratori pubblici, loro complici, soci o clienti. Rischiamo di esserlo quando lo siamo, quando lo sono, in maniera consapevole, per una cura di maniche. Ma come fa il cittadino che vuole differenziarsi, vuole ostacolarsi a questa, tra virgolette, ostacolare questa, tra virgolette, normalità, a difendersi e a comportarsi in maniera civile e corretta? Mi rendo conto che è una domanda pericolosa, perché dietro l'angolo c'è la caccia alle streghe, che è sempre pericolosa, ma la faccio veramente perché è una cosa a cui non so dare risposta, quindi voglio un parere vostro. Grazie. Allora, vado più o meno, sì, vado sicuramente in ordine di tempo. Allora, beh, è difficile dire quanto conta, ovviamente quantificare, no, i pesi dei vari business illegali nell'economia criminale. Quello che vedo io, per restare sul concreto, in Lombardia, il traffico illecito di rifiuti da parte dell'Andrangheta è strettamente legato al ciclo dell'edilizia. Cioè, non si hanno tanti casi in cui gli 'ndranghetisti hanno ottenuto la gestione di servizi no, di raccolta rifiuti o di discariche, eccetera, eccetera. Quasi tutti i casi, ecco, quasi tutti i casi che conosco, che per esempio intendo, se sono 'ndranghetisti, sono, come caso per Ecostrade, legati appunto per esempio allo smaltimento di macerie, di demolizioni, di bonifiche, eccetera. Mi viene in mente davvero quantificarlo è molto difficile. È uno, però, se si conta che la commissione parlamentare antimafia nel 2008, la relazione sulla 'ndrangheta che fa Forgione, dice una cosa che poi vi viene confermata, io non so se qua dentro ci sono persone che lavorano nell'edilizia, imprenditori, eccetera, eccetera. Il fatto sta che la Commissione parlamentare antimafia nel 2008 scrive: ci sono intere zone della Brianza e del sud-ovest di Milano, ci nasco, dove la 'ndrangheta ha il monopolio del movimento terra, no? Ormai c'è totalmente in testa movimento terra uguale 'ndrangheta, ma non diciamo una cosa piccola, perché come tutti sappiamo il movimento terra è l'attività base di qualsiasi cantiere. Che io voglia fare una rotatoria o un palazzo di 15 piani, la prima cosa che io devo fare è il movimento terra. Ed è qua, i casi sono quelli della Pedecostrade, il caso di Buccinasco, movimento terra, l'esito finale era smaltimento di sostanze, di materiali pericolosi a bordo dell'autostrada, persino in un parco pubblico di Buccinasco. Per Ecostrade lo abbiamo detto, c'è stata l'inchiesta Star Wars, Guerre Stellari, che però non ha a che fare con il bel film appena riuscito, ma che era la famosa discarica abusiva di Desio. Anche lì cosa si è scoperto? Era un terreno allo svincolo della statale 36, della superstrada 36 del Desio Nord, che veniva usato per anche lì da un gruppo di calabresi non 'ndranghetisti, per quello che poi c'è un'economia criminale intorno alla 'ndrangheta che non pertiene solo agli affiliati e riconosciuti 'ndranghetisti, ma c'è un contesto criminale con molte sfumature. Questi non sono mai stati condannati per 'ndrangheta, però facevano quello. Cioè, io ci sono stato in questo terreno, era il 2008, è stata una delle prime inchieste che ha rilanciato un po' l'antimafia in Lombardia. E era un terreno in cui c'erano sacchi di idrocarburi, cioè di fanghi intrisi di idrocarburi, c'erano lastre di Eternit abbandonate e tutte sfrangiate, sfaldate, abbandonate lì, c'erano copertoni, c'erano cavi elettrici sminuzzati, c'erano appunto macerie edilizie con i tondini che ancora uscivano fuori, no? E quindi credo che il grosso business sia esattamente questo, sia quello dello smaltimento illecito legato a demolizioni, interventi edilizie e bonifiche.
questa è una cosa. È molto difficile da quantificare, la cosa certa che veniva fuori da quell'inchiesta è che gli imprenditori che conferivano questi materiali, ben sapendo che fine avrebbero fatto, perché il meccanismo non è ovviamente io dranghettista ti dico sì sì te la porto in discarica, dammi i soldi e poi invece la smaltisco. Il meccanismo è io dranghettista ti dico dagli a me che ti faccio pagare di meno. E quindi da quell'inchiesta in particolare era emersa una trentina di imprenditori lombardissimi tra le province di Bergamo e di Como, conferivano l'incarico di smaltire questi materiali a questi signori che si chiamavano Stellitano di Desio, calabresi di Desio, e che poi li smaltivano ovviamente illecitamente. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, ripeto, quantificazioni non se ne possono fare. E, allora, ovviamente è molto complesso il discorso sulla Brianza, l'unica cosa che vorrei dire, tra l'altro il personaggio di Ivano Perego, io poi non volevo calcare troppo perché mi spiace anche infierire, uno insomma sta pagando, però anche lì è un po' da film, anche lì è quasi veramente questa storia, è veramente un affresco, perché c'è anche la questione dell'azienda che passa dal fondatore che l'ha creata, l'ha fatta crescere, al figlio che anche qua emerge delle intercettazioni eccetera, molta cocaina, bella vita, belle macchine, insomma uno stile di vita diciamo poco calvinista, visto che ho usato questo termine, e molto edonista. Io prima ho accennato al fatto che soprattutto quando ho cominciato a occuparmi di questi temi e soprattutto quando c'è stata questa nuova ondata di inchieste, perché non è solo Perego, tanti imprenditori dal nome molto nordico sono risultati legati in affari con gli draghettisti consapevolmente, c'è stato il caso di Luraghi, altro nome molto lombardo rispetto alla dragheta di Buccinasco, altro immobiliarista Mandelli coinvolto in un altro caso, qua ci sono queste saldature. Allora mi sono sempre domandato, ma quale può essere il punto di incontro tra appunto la cultura dell'Aspromonte e la cultura di Montevecchia, per dire, per stare in Brianza, no? E alla fine la risposta è quella, è semplicemente quella, è veramente l'obiettivo del denaro a tutti i costi, tanto denaro subito senza problemi. C'è un film di Batman in cui a un certo punto Batman dice i criminali sono gente semplice, a me è rimasto impresso più di tanti studi sociologici, perché alla fine vanno spogliati di molta mitologia, è vero, la 'ndrangheta e i suoi riti che fa ancora proprio qua vicino a Como, a Cermenate se non ricordo recentemente, due anni fa, è stato filmato il conferimento di doti ancora con gli antichi riti, no? Che però sono molto significativi e sensati. Questo sono anche formule però che servono a determinare i confini di chi è draghettista e no, a ufficializzare diciamo un po' l'organizzazione, però dopodiché stringi l'obiettivo è il soldo, avvicino il politico perché voglio un vantaggio economico, avvicino l'imprenditore perché voglio un vantaggio economico, e alla fine sono anche delle intercettazioni, torniamo alle intercettazioni miserie in cui vedi gente che per 1.000 euro, per avere indietro 1.000 euro, spesso non gli spettano neanche, o per estorcere 1.000 euro è disposto a sfasciarti la faccia, a mandarti uno che ti spranga sotto casa eccetera, e quindi alla fine si è innestato quello, e la cosa importante rispetto a quello che lei dice è che appunto va sfatato il mito del contagio del tessuto sano da parte del tessuto malato. È indubbiamente vero, adesso io non voglio esagerare, che il tessuto civico, economico, imprenditoriale di Ponte Lambro non è neanche lontanamente paragonabile a quello di Platì, a quello di San Luca, non banalizziamo così, ma quello che dico io è che ovunque, anche a Ponte Lambro, scusate magari Ponte Lambro è immune, ma non lo so, non ho mai sentito, lo conosco solo per posto di nascita, da vecchio, ecco solo questo. Abbiamo detto prima che c'è stato l'incontro dell'illegalità, cioè alla fine credo che il discorso fondamentale sia quello di prima, cioè quando tu porti
quando su un terreno c'è già un atteggiamento di illegalità, non dimentichiamoci che quando è stato fatto il rientro dei capitali, il 50% dei soldi che c'erano in Svizzera è risultato provenire non dalla Calabria, da Casal di Principe, eccetera, ma dalla Lombardia, no? Allora, in Lombardia c'è una tradizione, in Lombardia, in queste zone, nella Brianza operosa, c'è una tradizione di illegalità, che non è incaprettare uno, è evasione fiscale, è magari lavoro nero comunque, è fattura falsa, è un sacco di cose, e il problema è che quando comunque tu hai un tessuto di illegalità, da un lato agevoli l'arrivo del criminale che se lo trova bello e pronto, il caso del contrabbando che dicevo prima, e dall'altro è evidente che poi queste due illegalità nei casi estremi, non tutti gli imprenditori brianzoli sono perego eccetera eccetera, si uniscono. Però di fronte a un perego che lo fa anche, diciamo, consapevolmente e con una partecipazione almeno inizialmente entusiasta a questa cosa, lui si vanta di avere i calabresi e di potersi appoggiare a loro, purtroppo, come già si è accennato e lo dicevi tu nell'intervento prima, è arrivata la crisi economica, e purtroppo la crisi economica aggrava questi problemi, perché già io posso diciamo preoccuparmi dell'illegalità, già bisogna vedere se lo faccio in un periodo di vacche grasse, no? E anche in un periodo di vacche grasse tanti soldi sono finiti all'estero, tante tasse sono state evase, eccetera eccetera. Figuriamoci nel periodo di vacche magre. Nel periodo di vacche magre, di fronte alla prospettiva di chiudere l'azienda, di chiudere o di mandare a casa gli operai, di rimanere io senza lavoro o di fallire, eccetera eccetera, io sono più disposto a scendere a patti, e questa è la cosa che vanno dicendo in giro i magistrati vostri, lo va dicendo in giro Mapelli, il dottor Mapelli della procura di Monza, dico vostri, diciamo come territorio, abbiamo fatto tante iniziative insieme, lo diceva una settimana fa, stavamo facendo un'iniziativa con il dottor Bellomo, Salvatore Bellomo, che è uno degli autori dell'inchiesta Crimine Infinito, e quando gli è stato chiesto qual è la percezione adesso dell'attività della 'ndrangheta, in Brianza è mettere le mani sull'imprenditore in difficoltà che non ha altra scelta, il rubinetto del credito si chiude. A volte dalle inchieste emerge che sono le banche, sono i funzionari di banca, anche qua non generalizziamo, ma dalle inchieste emerge i funzionari di banca che segnalano agli 'ndranghetisti l'imprenditore in difficoltà da avvicinare per l'usura, e l'usura diventa poi estorsione quando non puoi più pagare, e l'estorsione a volte diventa lesioni gravi, tentato omicidio eccetera. Ci sono centinaia e centinaia di storie nelle inchieste di usura, estorsione di questo tipo nelle inchieste lombarde, anche queste quasi mai denunciate, al 99% non denunciate, e quindi per concludere questa parte, in situazioni di crisi economica è ancora più facile perdere o allentare ulteriormente quei valori. Però sicuramente il mito, prima ho letto l'elenco delle macchine che questi si sono presi, no, in un'azienda che rischiava di mandare a casa 120 operai, capite? Se si arriva a questi livelli sembra di essere in un film dei Vanzina, no? Sapete che cercano sempre di fare questi sgobbi qua, no? Che non hanno una lira, ma cercano di prendersi magari il macchinone per rimorchiare la bella attrice, la bella protagonista di turno. Sembrano queste cose qua, e quindi mi sembra una simbologia di quello che è accaduto qui. E quanto poi al cattolicesimo, devo dire adesso, non voglio entrare, ma non è mai stato, in Italia non è mai stato un argine etico alla corruzione, alla mafia eccetera, nel senso che purtroppo proprio il grande partito cattolico storicamente è il partito anche degli Andreotti, dei Salvo Lima eccetera eccetera eccetera, e anche qua devo dire non ne faccio una questione ideologica, perché la 'ndrangheta ha attecchito con modalità molto simili all'edilizia anche nella rossa e civilissima Reggio Emilia, Modena e in tanti altri posti, però anche qua, diciamo, i partiti che hanno raccolto l'eredità, se vogliamo parlare di valori, l'eredità cattolica e conservatrice, che sono la Lega e Forza Italia, basta andare a vedere Desio. La Lega e il PDL, la Lega e il PDL a Desio, lo dicevo prima, io a Desio me ne sono occupato da prima di Crimine Infinito, era un condizionamento mafioso a cielo aperto. Se tu andavi a Desio
che non è sull'Aspromonte, negli anni 2007, 2008, 2009, andavi a sentire i pochi associazioni, consiglieri comunali che denunciavano e ti dicevano nome, cognome, il comitato d'affari che sarebbe stato svelato da Crimine Infinito. Ti diceva che chi era la famiglia di 'Ndrangheta lì presente, Villamonte Moscato, che sono stati quelli coinvolti. Ti dicevano che c'era un certo assessore Conzoni che era da tenere d'occhio, ha avuto 50.000 processi. Ti dicevano che c'era un certo Pietrocino Pezzano che era il capo dell'ASL, che era legato ai boss calabresi, Infinito. Ti dicevano che c'era un certo Rosario Perri, onnipotente funzionario dell'ufficio tecnico, è stato arrestato anche lui. Mi raccontavano che prendeva ogni giorno il caffè con Natale Moscato, cioè con il capo della 'Ndrangheta. Adesio non è un paese di 200 abitanti, cioè, e quindi queste cose succedevano in Brianza. E per esempio appunto, i partiti che ho citato, ma non ne faccio una cosa politica perché altrove i silenzi sono stati targati più rossi, diciamo, però è per dire che non è questi valori, i partiti che più avrebbero dovuto rappresentare la brianzitudine, tenete conto che ho un quarto di origine monzese, per cui sono anche affezionato a questa terra, ne riconosco molti meriti, però proprio i partiti che dovevano proprio la Lega, per esempio, no? Quante volte abbiamo sentito manifestazioni, c'è la mafia perché ci sono i calabresi, eccetera, eccetera, perché c'è stato il soggiorno obbligato, in realtà la cronaca nuda dei fatti di Desio dice che di fronte alle denunce di commistione che c'erano, pesantissime e note a tutti, tra la 'Ndrangheta e la macchina comunale di Desio, è stata zitta fino a che non è scoppiato il bubone con l'inchiesta Crimine Infinito. Quindi questa è veramente difficile fare la distinzione tra noi siamo buoni, gli altri sono, come dicevi tu, per le forze dell'ordine, purtroppo anche questo è successo, userò per la prima e ultima volta il termine eroi che vanno a piazzare la microspia, io ne ho conosciuto qualcuno del ROS eccetera, che vanno a piazzare la microspia nel covo o nella casa dello 'Ndranghetista, rischiamo nella macchina del camorrista rischiando la pelle, e ci sono in tutte le inchieste, in Crimine Infinito credo siano stati quattro i carabinieri, solo i carabinieri condannati alla fine, no? Quattro a vario livello. E questa cosa anche emerge, poliziotti a libro paga, carabinieri a libro paga, vigili a libro paga, polizia provinciale a libro paga, emerge da tutte le inchieste, e questo è molto grave anche perché mina proprio quello che i magistrati chiedono, quali sono cose che dicono anche recentemente la Dolci, la Boccassini, cosa continuano a dire? Venite, denunciate, se voi non denunciate non possiamo farci niente. Benissimo. Io ho conosciuto personalmente proprio Lonate Pozzolo, una di quelle persone che vi dicevo prima, che aveva estorsione in stile proprio Forcella, aveva l'estorsione sull'incasso una volta al mese con la lupara puntata, è andato, dopo un tormento che vi potete immaginare, a denunciare ai carabinieri, e dopo un'ora ha ricevuto la telefonata da 'Ndranghetista e gli ha detto: ah bravo, sei andato a denunciare. Questo sta parlando. Per cui anche questo aspetto qua, giustamente, che dicevi tu, Duccio, è molto importante. Devo dire che poi quando li hanno beccati, diciamo di solito, soprattutto i carabinieri, fanno una discreta pulizia al loro interno. E l'ultima domanda, tra l'altro molto curiosamente, io in passato avevo in testa proprio di scrivere un manuale di questo tipo, per cui mi ha molto sorpreso la sua domanda. E io ci metterei due cose. Secondo me, ovviamente la prima per guarire, diciamo, per curarsi da una malattia, la prima cosa è sapere di essere malati e sapere di che cosa si è malati. Per cui la prima cosa, secondo me, fondamentale è l'info che metterei in questo manuale, è l'informazione. Cioè, smentirei. L'idea di questo manuale era questa: smentire i luoghi comuni che ancora circolano sulla mafia al nord, visto che ormai abbiamo detto nessuno ormai può più dire non esiste perché gli rideremmo dietro, no?
Allora, bisogna fare il passo successivo. Cosa ci vengono a dire? Che sì, al nord la mafia, ma c'è la mafia dei colletti bianchi laureati a Oxford che mandano i soldi alle Cayman, eccetera, eccetera. Non è vero, noi stiamo raccontando che hanno aziende, negozi, concessionarie d'auto, società commerciali, eccetera, eccetera. Ah sì, ma è una mafia però, sì, quella di Milano è una 'ndrangheta, una mafia che non spara, che non è violenta perché sono tutti col doppio petto, la cravatta. No, invece noi raccontiamo che anche l'uomo d'affari, dranghettista, non c'è questa distinzione, cioè un dranghettista che fa affari, ma al momento, come diceva Carminati, tira fuori, se serve, tira fuori la pistola o ti fa il pestaggio. Ah, ma è una 'ndrangheta che non è quella arcaica della Calabria, no, l'inchiesta infinito dimostra i nessi strettissimi che ci sono tra quasi ogni singolo locale di 'ndrangheta della Brianza, per dire, e la corrispondente tra virgolette casa madre, tra molte virgolette casa madre calabrese, Desio, Merito Portosalvo, Legnano, Ciro Marina, Vucinasco, Platino, sono la 'ndrangheta che c'è qui è strettamente organica. Quindi direi la prima, che sicuramente questo manuale dovrebbe sfatare un po' di nomi di luoghi comuni. La seconda cosa, e con questo direi che concludo, è sull'antimafia, perché appunto abbiamo detto giustamente non partiamo da zero. Pensate che io, proprio per l'altra economia, quando lavoravo al giornale dove adesso lavoravo Duccio, eravamo prima di Crimine Infinito, eravamo 2000, sì, quando c'era l'inchiesta di Donato Pozzolo, 2009, sono andato a parlare con una ex sindaca di un paese di vicino che aveva ricevuto minacce plateali dal mafioso locale, siamo appunto vicino a Donato Pozzolo, in piazza proprio davanti a tutti, insomma, un confronto molto, molto aspro. Il mafioso era proprio brutalmente lasciato la macchina in mezzo alla piazza dove non si poteva, ha affrontato il sindaco, come dire, qui faccio quello che voglio io, no? E allora io sono salito su a trovarla per farmi raccontare un po' queste storie, e siamo nel 2009, siamo in provincia di Varese. Alla fine dell'intervista, anzi all'inizio dell'intervista, mi fa: però niente nome e niente foto mia, un ex vice sindaco, non un passante per strada. E io dico: vabbè, ovviamente se lei me lo dice io non lo faccio, ma mi pare un po' strano che a Varese, in provincia di Varese, un amministratore locale che ha subito una cosa del genere mi chieda una cosa del genere. E la sua risposta è stata: e lo sa, ma se al sud uno si ribella alla mafia ha dietro qualcuno, se io mi ribello alla mafia a Varese chi ho dietro? Allora era il 2000, a me questa roba era l'attacco di un pezzo che poi ho fatto per altra economia proprio sulla vicenda di Donato Pozzolo. Però a me questa roba ha lasciato proprio, mi sembrava il ribaltamento di senso della realtà, cioè proprio l'Italia in quel momento si rovesciava ai miei occhi. Però aveva un senso, perché è vero, perché a quell'epoca eri ancora solo, al sud c'è sicuramente molta più mafia, ma c'è anche molta più, storicamente, non in tutto il sud perché in Calabria sono ancora piuttosto indietro, però c'è tendenzialmente molta più antimafia, hai dei punti di riferimento, delle figure storiche, no, di solito a cui rapportarti. E qui all'epoca non c'erano. Oggi io penso che quel sindaco non mi direbbe la stessa cosa e che magari parteciperà o parteciperebbe a iniziative come queste, me lo auguro, perché non sarebbe più in una sala così e in tante altre occasioni non sarebbe più sola. Allora, questo per dire che la seconda parte del mio manuale sicuramente sarebbe dedicata appunto all'antimafia lombarda, perché la mia modesta opinione è che da un lato certo tu fai la lotta alla mafia mantenendo nel tuo privato, nel tuo lavoro, nella tua attività la barra dritta sulla legalità, però questo è un po' un punto di partenza, diciamo, è la condizione necessaria ma non sufficiente. La risposta alla mafia deve essere collettiva, organizzata. Il singolo da solo può, salvo appunto garantire un proprio rigore, nel caso denunciare quello che vede eccetera, non può fare tanto. E poi soprattutto la storia insegna che chi si oppone da solo alle organizzazioni mafiose alla fine rischia molto di finire isolato, di finire danneggiato, se non peggio. Invece credo sia molto più efficace la risposta collettiva,
ci sono ormai tante realtà, tante associazioni, tanti circoli, ma anche i partiti, voglio dire, che io sono del fatto, quindi un po' vorrei passare per quello che vitupera i partiti, però io devo dire anche che facendo tante serate io conosco un sacco di, nelle città, soprattutto della Lombardia, nei paesi della Lombardia, conosco un sacco di sindaci, di assessori impegnati su questi temi, che fanno cose, eccetera, eccetera. Per cui la risposta è veramente importante, la risposta dal territorio. Possono esserci grandi, ci sono grandi organizzazioni come Libera, l'ho già citata, è la più nota, che tra l'altro in questi anni ha aperto tante articolazioni locali, c'è cioè Libera Sud-Ovest, Libera Lecco, Libera, insomma, così come in questa zona l'Arci ha fatto molte cose. Abbiamo qui Lecco Libera, che pur essendo magari più piccola, ma più piccoli dell'Arci siete, è anche di Libera, però per dire, io sul sito del Fatto abbiamo ripreso molto del loro lavoro, e del lavoro che proprio Duccio in particolare ha fatto sull'annosa vicenda della pizzeria Wall Street, che mi dicono non ancora conclusa, anche mettendosi una denuncia una volta, mi ricordo, tanto per capire che lo Stato ogni tanto sta da parti strane. E quindi anche scusa se dico una piccola associazione, però rispetto, anche queste piccole associazioni, eccetera, però il radicamento sul territorio, e questa è la cosa, secondo me la cosa ottimale è che ci sono delle piccole associazioni che sono radicate nel loro territorio, che conoscono il loro territorio, sono in grado, più di noi, più del giornalista di Milano, più del magistrato di Milano, di cogliere quello che sul territorio succede, giri strani di licenze, la questione del centro commerciale, del supermercato, che chi lo sa, l'azienda che arriva a fare i grandi lavori, questo mi ha detto un altro sindaco di queste zone, mi ha detto certo, se io sono un sindaco e mi vedo, faccio una gara d'appalto e vedo che un'azienda creata, che vince un'azienda che è stata creata un mese prima, che c'è già 15 camion e 20 ruspe, eccetera eccetera, io mi pongo due domande, perché io so che se creo un'azienda dal nulla prima di avere 15 camion e 20 ruspe, qualche lavoro lo devo pur prendere, no? Queste piccole cose sono segnali al territorio, le lottizzazioni, gli interessi su lottizzazioni urbanistiche, e questo è un aspetto. E queste serate di informazione che fanno circolare le informazioni, che le fanno arrivare, io vengo anche volentieri a queste cose, perché spesso poi sento delle storie che mi interessano, eccetera. E poi ci sono queste organizzazioni più grandi che magari possono mettere a disposizione degli esperti, degli studi, i loro dossier, eccetera eccetera. Si tratta di creare semplicemente un circuito virtuoso tra tutte queste realtà che al nord ci sono. So, e concludo con questo, che per la cosiddetta antimafia non è un momento particolarmente popolare, ci sono stati tanti casi discussi in Sicilia, ma, o anche che hanno toccato anche Libera, pensate al caso di Ostia, eccetera, e le polemiche sulla gestione dei beni confiscati, anche qua torniamo, beni confiscati è una gran bella cosa, ma quanti problemi si sono portati dietro. Qui avete la cosa della Wall Street, è proprio un caso esemplare, diciamo prima con Duccio, da 22 anni è stata confiscata addirittura, e ancora è un cantiere, ancora lo Stato. E questa è una roba terribile. Qualcuno può dire, lo 'ndranghetista la faceva funzionare, la migliore, mi dicono fosse la migliore pizzeria di Lecco a quell'epoca, e lo Stato in 22 anni non ha sfornato neanche una focaccia lì dentro, non è in grado ancora di sfornare una focaccia o di fare un caffè, e questo è terribile. E questo per dire è anche il ruolo delle associazioni locali. Quando Duccio si è infilato lì a vedere lo stato di degrado qualche anno fa di questo bene, poi il fatto l'ha ripreso e l'ha rilanciato. Questo è un classico esempio virtuoso, no? Di chi conosce il territorio, segnala il problema, e chi è sensibile lo può rilanciare, e magari qualcosa è servito per accelerare, forse no, perché sono ancora lì, no? Magari qualcosa in più avranno fatto. Quindi direi che la ricetta è sicuramente questa, insomma. Please.
semplicemente ricordando l'appuntamento di settimana prossima, giovedì 19, col giudice Giuseppe Gennari, vi ripeto, molto probabilmente all'auditorium del liceo Galilei di Elba. Già che ci sono, vi do un appuntamento tra due giorni. Organizziamo insieme all'Istituto Romagnosi come Circolo Ambiente e co-organizzato un ciclo di serate sui temi del clima, dell'ambiente, dell'economia, venerdì, cioè dopodomani, all'Istituto Romagnosi, una serata con Monica Di Sisto della campagna Stop TTIP. Se lo conoscete, è il trattato di libero commercio tra l'Europa e gli Stati Uniti, è un approfondimento importante perché è un trattato che rischia di minare la legislazione europea, soprattutto per quanto riguarda i vincoli sulle merci, sugli alimenti. Una serata importante, Monica Di Sisto è veramente brava a trasmettere i contenuti di questo trattato, di cui se ne parla poco, ma è molto importante, quindi venerdì all'Istituto Romagnosi qui ad Erba. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie ai nostri ospiti, Puccio e Mario Portanova.